Questa trasmissione è offerta da Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, postoriservato.it, servizi di biglietteria, Plurima SRL in collaborazione con Marica SRL propone soluzioni abitative progettate per garantire funzionalità e benessere. Infante, calzature e pelletteria per tutta la famiglia a Vallo della Lucania e ad Agropoli. Tutto Sport, articoli sportivi, fitness, cicli, abbigliamento e calzature uomo, donna, bambino in via Angelo Rubino a Vallo della Lucania. Sole 365, il supermercato con i prezzi bassi 365 giorni l'anno a Vallo della Lucania. Pizzeria da zero, genuinità e gusto a Vallo della Lucania. Cash and Carry GMA Cilento, distribuzione birre, vini e prodotti catering, Marina di Camerota. Ced Lisi, servizi per le micro, piccole, medie e grandi imprese, in via Nazionale a Vallo Scalo. Supermercati MD, a Vallo della Lucania ad Angellara, Agropoli, Casalvelino e Vallo Scalo. Buona Pasqua Italia! Siani, materiali da costruzione, leader in Campania, in via Sirene a Marina di Camerota. Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento annuale, il gran galà del Gaglietta Calcio Show. Tutto questo su 7 TV, la vostra, la nostra emittente. Ci troviamo al Mac Hotel Pestum, esclusivo 5 stelle, situato alle porte del Cilento e a pochi passi dall'antica città di Poseidonia, patrimonio mondiale dell'UNESCO, dista solo 100 metri dal mare, offrendo una spettacolare vista con Capri al nord e la costa del Cilento a sud. Mac Pestum Hotel, magia di un ambiente esclusivo dove ogni spazio e ogni servizio è pensato per garantire movimenti, da ricordare la garanzia della perfezione del dettaglio è data anche dalla diretta gestione della proprietà, la famiglia Canfora, albergatore dal 1967. Mac Pestum Hotel, la location ideale dove realizzare i vostri sogni e desideri e dove tutto è studiato per raggiungere la perfezione di una cerimonia esclusiva. Abbraccio Don Peppino Canfora, tra l'altro sono stato anche calciatore con lui presidente qui a Pestum e ringrazio in modo particolare suo figlio Luigi per averci messo a disposizione il Mac Hotel per questo gran galà. Grazie di cuore. E veniamo a presentare subito questo bel parterre che mi ha onorato questa sera. Io li ringrazio tutti per essere stati qui questa sera a onorarmi con la loro presenza. Abbiamo il sindaco di Eboli Massimo Cariello. Buonasera. Ramon Taglianetti, direttore sportivo dell'Ebolitana. Buonasera a tutti. Vito Giordano, consulente sportivo. Buonasera, grazie. Ivan Solimeno, opinionista Gaglietta Calcio Show. Buonasera. Maria Ricchiuti, consigliere regionale e sindaco Novi Velia. Buonasera a voi. Carmela Santi, giornalista 7 TV. Ciao Franco. Antonello Maenti, presidente Gelbison. Buonasera. Saverio Di Sevo, responsabile settore giovanile Gelbison, per la verità sta per arrivare, quindi ho voluto già presentarlo. Leo Sanzone, imprenditore. Buonasera. Giuseppe Campaiola, giornalista 7 TV. Buonasera. Donato Ilio Nicoletti, vero? Buonasera. Vicepresidente sezione AIA Agropoli. Antonio Ramondo, ex presidente Palinuro. Buonasera. Vito Sanzone, giornalista 7 TV. Ciao Franco, buonasera a tutti. Antonio Vuolo, giornalista 7 TV. Buonasera a tutti. E Antonio Salmeri, responsabile posto riservato. Buonasera. Buonasera. È un qualcosa di nuovo che parleremo stasera. Bene, considerato che il sindaco Cariello ha giusto una ventina di minuti, giù di lì, 20-25 minuti, allora passiamo a parlare subito con lui, così diamo questo spazio e poi noi abbiamo a disposizione più tempo. Allora, sindaco, Eboli festeggia la Serie D. Innanzitutto, quanto è contenta una persona come lei che proviene dal tifo ultra eburino? Un ottimo campionato che penso che lei ha molto seguito. Chiediamo innanzitutto che Eboli ha la necessità di avere una squadra che meriti, diciamo, la platea della città di Eboli, avendo una struttura di eccellenza come lo stadio Guimarães di Seu,
E poi in modo particolare credo che la scommessa che si è voluta portare avanti ha voluto anche dare un po' di rivalsa a quello che era la storia del calcio a deboli, e credo che Ramon Toglianetti è qui con noi, è stato forse l'emblema insieme a Mister Nasti, insieme al Presidente Vecchio, a Repuccia e ad altri, ai fratelli Forlenzi, ricordo Marco in modo particolare che è quello che poi più da sempre diciamo ci è stato vicino, hanno dato una nuova linfa e l'entusiasmo dell'ultima partita di campionato, tu eri presente, c'erano oltre 2500 persone, c'è anche questo ritorno del pubblico che aveva abbandonato comunque il calcio a deboli, e quest'anno abbiamo ottenuto un po' diciamo una conquista su tutti i fronti, quindi ritorno del calcio, ritorno dei bambini, delle famiglie, delle scuole, perché abbiamo coinvolto ogni partita tutte le scuole di Eboli, e poi una categoria che credo che Eboli merita e che mi auguro, ora poi lo dirà Ramon prima dopo di me, mi auguro davvero di poterci rimanere, perché l'obiettivo o è che sia un punto di partenza per qualcosa io, di io più. Sono abituato a stare con i piedi per terra, cioè non sono uno che questi campi li conosce bene per, come tifoso diciamo, non come tecnico, e credo che già oggi, ne parlavo prima con il nostro amico direttore Giordano, io credo che sia importante avere già la forza di mantenere e di essere costante, perché questo è anche un sinonimo di serietà di una squadra, serietà di una società, di un supporto amministrativo, logistico da parte dell'amministrazione comunale, ma al tempo stesso quindi crea quell'entusiasmo costante rivolto ai tifosi e non invece quegli entusiasmi che si accendono e si spengono da un momento all'altro. Noi abbiamo bisogno ora invece di una continuità per la città di Eboli, di portare entusiasmo, di portare passione, come Eboli ha sempre dimostrato di essere nel passato, una città molto calda in tanti lati, però io credo che oggi c'è la necessità di mettere le basi e di consolidare la presenza nel campionato di Serie D, poi vediamo che cosa riusciremo ad ottenere. Già quest'anno è stata una grande scommessa, perché abbiamo combattuto, e poi davvero concludo, contro diciamo delle squadre potenti anche dal punto di vista economico, che Sorrento ha alla base una forza economica consistente, la Battipagliese, l'Ebolitano invece diciamo è andata avanti grazie ai tanti ebolitani, ai tanti imprenditori e alla grande capacità che ha messo in campo il direttore Taglianetti, il quale mi complimento anche oggi pubblicamente con lui, perché davvero non era facile diciamo vincere il campionato con 10 punti in avanti rispetto a Sorrento. Ramon, mi ha difatti bruciato l'inizio della mia domanda. I complimenti vanno fatti effettivamente a te in modo particolare, perché sei stato oculato nella campagna acquisti dall'inizio e sei stato oculato nel rafforzare la squadra poi nella seconda parte del mercato. Ora però mi piace guardare già al futuro. Il problema diventa serio, più serio, con un campionato di Serie D da affrontare, e ritengo puntando comunque a un buon risultato. Beh, innanzitutto volevo ringraziare il sindaco per i complimenti, anche se poi quando si raggiunge un obiettivo così importante il merito va un po' a tutti, altrimenti sono quei dettagli che ti fanno la differenza, quindi i meriti vanno suddivisi. Diciamo che quest'anno la nostra marcia in più probabilmente è stato proprio il supporto da parte dell'amministrazione, in particolar modo del sindaco e del presidente Fausto Vecchio, che ci hanno dato una marcia in più per raggiungere l'obiettivo, e credo che non faccia parte da tutte le società avere il supporto del comune. Io dicevo prima in macchina con Massimo che ora dobbiamo lavorare affinché riusciamo a dare una stabilità a questa categoria, una categoria importante, perché credo che Eboli ha bisogno di mantenere questa categoria e dare credibilità al lavoro svolto fino adesso. Sì, dobbiamo lavorare in questa direzione, Franco, dobbiamo cercare di creare le basi giuste per portare avanti questo progetto. Credo che l'obiettivo sia questo e stiamo lavorando in questa direzione. E tu sai quanto sono contento io per quanto riguarda Eboli? Eboli ho tenuto sempre nel cuore, quante telecronache pure ai tempi passati con Massimo Cariello, che poi mentre facevamo la telecronaca eventualmente ci pigliavamo pure in giro tra Juventus e Torino, vero Massimo?
dice a posto ogni volta. Ma questa sera devo dirlo, perché diciamo che Massimo ha questo difetto di tifare con il Torino. Di tifare per il Torino. Prima di passare a un secondo passaggio. È vero, il Toro. Il difetto è al contrario, perché almeno io sono orgoglioso dei miei risultati e non lo faccio, diciamo, attraverso i vari indotti indiretti che la Juve ha sempre beneficiato. A parte le battute, ci sfottiamo. Quindi ci vogliamo bene, e chi si vuole bene si può però anche prendere il io i juventini li ho sempre chiamati rubentini, ci sarà un motivo, però vabbè, lasciamo stare. Prima di passare proprio alla seconda mia osservazione con te, voglio ricordare che per fare allestire e mettere su un gran gala di questo c'è bisogno di amici, c'è bisogno di sponsor che ti diano una mano. E io voglio ricordarli quelli che sono stati sensibili nell'effettuare con me questo gran gala: Marica, Centro Elaborazione Dati Lisi, Supermercato Sole 365, GMA Cilento, Tutto Sport, Pizzeria Zero, Infante Calzature, Supermercato MD, Siani, Posto Riservato e Banca del Cilento. Grazie a queste persone che sono state così sensibili nel collaborare con me per allestire questo gran gala. Come sindaco, dimmi però, caro Massimo, come può e deve un'amministrazione, dico come può e deve un'amministrazione comunale sostenere una squadra in Serie D? Quello che dico sempre a Ramon, che se riusciamo a garantire quello che abbiamo garantito quest'anno è già, diciamo, è un grande risultato. Io dico è poco, dobbiamo aumentare. Io dico è un grande risultato, perché poi, senza fare, diciamo, campagna elettorale, siamo molto lontani, a deboli, però lo diceva Ramon, noi abbiamo girato anche gli altri campi e spesso quando incontravamo i presidenti delle altre società di calcio a volte avevano problemi anche di accedere nelle strutture sportive comunali. Noi quest'anno credo abbiamo fatto qualcosa di importante, non solo perché credo che la prima squadra abbia la necessità di avere una sua visibilità, che poi è la visibilità della città di Eboli, ed è importante e significativo quindi dare questo supporto, ma perché io ritengo che lo sport sia uno strumento importante di socializzazione per il nostro territorio. Abbiamo delle strutture di eccellenza che dobbiamo valorizzare, infatti lo stadio José Guimarães di Seu sarà sede delle Universiadi, dove si faranno, diciamo, le partite di calcio. Appunto, siamo stati selezionati grazie alla Regione Campania, Maria Ricchiudi che qui è presente, la ringrazio perché anche lei c'è stata a fianco in questa battaglia, così come in tante altre, ma in modo particolare perché abbiamo, diciamo, un valore aggiunto che è quello appunto delle strutture importanti. E poi io credo che dipende dai sindaci. Io sono nato prima tifoso ultras e poi sono diventato un amministratore, e quindi per me l'Ebolitana è nel sangue, è nel cuore, e non potevo da sindaco non stare a fianco poi oltretutto a delle persone che so come hanno lavorato e che so quanto amano l'Ebolitana, perché con Ramon abbiamo la stessa esperienza di passione, così come con gli altri. Abbiamo messo in campo una rete, abbiamo trovato il giusto supporto, e a questo però abbiamo anche nel frattempo valorizzato tutti gli altri sport, perché in ogni partita dell'Ebolitana c'era la promozione di altre associazioni degli sport minori, e abbiamo consentito anche un miglioramento della struttura per far sì che gli altri sport la potessero utilizzare. Cioè, noi ci teniamo a dire che è una città su cui lo sport, diciamo, diventa preminente. L'Ebolitana è un elemento importante, abbiamo in questo momento i playoff del calcio a 5 di Serie A2 della Feldi di Eboli, sì. E quindi dopo domani giochiamo a Necattor, e mai dire mai nel caso in cui ci possiamo trovare in Serie A nel calcio a 5. Abbiamo la Serie A2 di hockey a rotelle, quindi abbiamo, diciamo, delle eccellenze in vari settori e tutti hanno il supporto dell'amministrazione comunale. L'Ebolitana rappresenta poi, essendo il calcio, un qualcosa in più perché poi anche la partecipazione della città è una partecipazione intensa, numerosa e passionale. E adesso per un attimo, amici, gustiamoci questi consigli per gli acquisti. Supermercato Sole 365. Apri la porta, il sole entra in casa. Pronto? Supermercato Sole 365? Sì, da oggi Sole 365 ti porta la spesa a domicilio. Tu decidi e Sole 365 pensa a consegnartelo. Frutta e verdura? Frutta e verdura? Pronti! Salumeria? Salumeria? Pronti! Macelleria? Macelleria? Pronti! Panetteria? Panetteria? Pronti! Corsie? Corsie? Pronte! Ok. Potrai fare il tuo ordine chiamando il 333 64 72 281 oppure inviando un messaggio WhatsApp e Sole 365 pensa a consegnartelo. Ti
bottiglie? Sole, signore, consegna a domicilio. Hai direttamente il sole a casa. Supermercato Sole 365, a Vallo della Lucania, via Andrea dei Politis. Io ho sottolineato che Vallo, Agropoli, Deboli e Battipaglia meritano più pubblico. Allora, cosa fare per trascinare più pubblico al Dirseo e nello stesso tempo per trovare imprenditori ancora che diano una mano a questa società? Beh, devo ritornare indietro perché ti devo dire la stessa cosa. Eboli ha bisogno di continuità, di dare continuità alla categoria, perché purtroppo io credo che Eboli calcistica, Eboli sportiva paghi un po', diciamo, questi alti e bassi negli ultimi anni, cioè dalla Lega Pro al fallimento, dall'interregionale alla prima categoria. Questi sono, diciamo, sono alti e bassi che hanno influito un po' sugli sportivi ebolitani. Io l'ultima partita è la voglia di una città di ritornare nel calcio che conta, è la voglia, diciamo, di tutti gli sportivi ebolitani di ritornare allo stadio, e noi dobbiamo ricominciare da quella giornata, dobbiamo iniziare il nostro progetto da quella giornata, dando credibilità, stabilità, e la credibilità e la stabilità si dà dando un prosieguo in interregionale per 3-4 anni, per poter poi programmare semmai un eventuale salto di categoria, un qualcosa di più importante. Ma in questo momento è importante e fondamentale mantenere la categoria e dare credibilità a questo progetto. Molto bene, c'è la nostra giornalista Carmela Santi che vuole chiedere qualcosa al sindaco Cariello. Vabbè, innanzitutto facciamo i complimenti alla città di Eboli per questo importante risultato. Noi stuzzichiamo subito, ma se il prossimo anno dovesse esserci questo derby in Serie D tra la Gerbison e l'Ebolitana, terremo presente del piccolo contributo dato dalla città di Vallo, dalla Gerbison, per questo risultato. Ricordiamo, tra di voi c'è una giovane promessa che arriva proprio dalla Gerbison, la Manna, poi avete il nostro capitano storico Luca Pecora, lo terremo presente o no? In campo e fuori campo? Sicuramente. Ma per farci dare i tre punti? No. Sicuramente, poi anche un bel esempio di collaborazione, arriva dal mondo dello sport, non sempre nel Cilento riusciamo a collaborare, invece questo è un bel esempio di collaborazione. Questo lo so, Carmela, e poi vabbè, Pecora è stato un valore aggiunto quando, diciamo, quando è arrivato da dicembre. A malincuore, davvero, però per noi lo è stato veramente un valore aggiunto, e devo dire, e di questo vi ringraziamo. È un vallese di adozione. Sì. Però sai bene, io spesso sono stato a vedere le partite anche a Vallo quando ha giocato l'Ebolitana. Devo dire, c'è sempre stato un clima di disponibilità, di accoglienza e anche di reciproco rispetto, quindi sicuramente questo lo manterremo, anzi ci auguriamo e ci già, diciamo, autoinvitiamo reciprocamente affinché da quando ci sarà questo derby saremo insieme a, diciamo, a festeggiare lo sport per tutti, un coinvolgimento delle due città. Qui c'è il presidente Mainenti che è già pronto, insomma, ad aprire le porte. Se il presidente Mainenti ha intenzione di fare anche un investimento nella città di Eboli, siamo sempre pronti, quindi, su questo. Quindi, su questo siamo sempre pronti. Qui ognuno bussa a casa. Piangi se guai, come si dice. Abbiamo giusto altri 2-3 minuti, così vai via, e voglio richiamarti su un argomento che abbiamo sempre trattato. La località Santa Cecilia, tu sai quanto sono, doveva esserci oggi qui anche Donato Domini, Donato, sì. Purtroppo per impegni di lavoro non è potuto essere presente. Quanto tempo può passare ancora e far sì che la contrada Santa Cecilia abbia un campo di proprietà legittima? Tu sei stato, forse è partito con te il progetto, se esatto. Ti ricordi bene, è partito con te ed è un progetto che noi già abbiamo previsto nell'ambito del PUA pubblico, però ai tempi della pianificazione urbanistica la precedente amministrazione ci ha messo 9 anni e non l'ha neanche approvato il PUC. Noi speriamo in 2 anni, 3 anni di riuscire ad approvarlo e poi da lì prevedere anche l'investimento. Santa Cecilia lo merita, devo dire, la fortuna è stata che proprio con Donato Domini è nata anche una piena sinergia con l'Ebolitana. Devo ringraziare qui anche Ramon e la società dell'Ebolitana insieme a Donato, anche lui molto intelligente, perché quest'anno siamo rimasti molto contenti che si è decisa, di là poi di come andrà il risultato del campionato, di tornare ad Eboli, di non più giocare nel campo della Spes, ma di giocare nel nostro vecchio campo storico Massaioli,
il famoso infuocato Massaioli, ed è stato per noi significativo ed importante riaverli nella città di Eboli. Poi con loro stiamo lavorando affinché davvero Santa Cecilia meriti una struttura sportiva degna di quel territorio, della nostra città, ma in modo particolare della nostra estesa periferia, perché sappiamo bene che la città di Eboli è una delle più estese in assoluto in regione Campania. Anche perché parliamo di 4-5 mila abitanti la zona di Santa Cecilia, più o meno, vero? Tutto il comprensorio, compreso Cioffico, Nodoro, parliamo sì di 4-5 mila abitanti, e quindi un piccolo comune, ma che la distanza di quasi 10 km da Eboli a Santa Cecilia, cioè dal centro alla periferia, comunque fa diventare ancora più difficile per poter fare poi ulteriori attività sportive. Antonio, per il sindaco. Ecco, in realtà innanzitutto complimenti anche al sindaco, perché dimostra questo abbiamo legame giusto che 5 c'è minuti, tra la città, tra il comune e la squadra di calcio, ma soprattutto una curiosità e una battuta con il direttore, con Taglianetti, perché non so se loro sanno, io collaboro con la Polisportiva Santa Maria e sabato ci sarà il 22 quando si torna a giocare un po' questi scontri a distanza, sono gli ultimi 180 minuti e magari ci auguriamo che l'Ebolitana nel festeggiare la promozione in Serie D festeggia anche con una bella vittoria contro una nostra diretta antagonista. Mi sono sentito proprio in settimana con Alberico. Alberico Poriglia. Sì, gli ho detto di stare tranquillo, che noi faremo il nostro dovere, anche se obiettivamente non è facile dopo aver vinto già il campionato, stiamo in una fase di festeggiamenti. Comunque credo che troveremo una squadra molto più motivata di noi, però noi cercheremo di darvi questa mano. Volevo ringraziare il presidente Mainenti per la disponibilità che ci ha dato a inizio campionato con l'arrivo di La Manna. Questo ci fa piacere, diciamo, continuare questo rapporto tra società. Molto bene. Direttore, giusto una curiosità, sì. È prematuro già parlare di una riconferma per il mister oppure già si può dire qualcosa? Diciamo che può essere prematuro, però credo che in linea di massima problemi non ce ne sono, perché credo che mister Nastri abbia fatto un grosso lavoro. Abbiamo vinto un campionato dominandolo, tra virgolette, dalla prima giornata. Forse l'abbiamo vinto con largo anticipo, con 4 giornate di anticipo, e quindi problemi, manca soltanto, diciamo, l'ufficialità, che in questo momento, diciamo, ancora non c'è, però problemi non ce ne sono. Adesso il sindaco vuole farci un saluto finale, perché Mi voglio scusare con tutti i presenti, però sono stato puntuale, ma mi immagino che il memorial, come diciamo, la manifestazione durerà molto, quindi però non potevo mancare, anche perché con Franco c'è un rapporto anche di scaramanzia, quindi io almeno una volta all'anno, come mi dato che quest'anno non è capitato, mi stavo preoccupando per colpa mia, sicuramente per i tanti problemi che si sono sopraggiunti ogni volta che ci sentivamo, però ci tenevo ad essere presente, perché io sono poco presente alle manifestazioni e alle trasmissioni televisive che si parla di sport, sia perché poi mi faccio prendere, poi con lui poi ci sfottiamo sempre, perché tu già hai detto la tua, emerge la mia venutra. Basta. E poi è meglio che io mi fermo. Posso, però, solo dire, se non andiamo avanti, che sono contento che questo Gran Galà è coinciso con il 3-0 di ieri. Io mi auguro solo che forse il Torino ha fatto un campionato decente, però magari lo può chiudere in bellezza vincendo contro di voi e facendovi perdere lo scudetto. Potrebbe capitare questo miracolo, non lo so, però può anche accadere. Ramon non parla, perché pure lui è un rubentino, quindi lo sappiamo già. No, ma poi a parte tutto volevo ringraziarvi davvero a tutti quanti, anche perché sono legato anche a questa televisione. Quando ero assessore alla provincia io avevo degli appuntamenti fissi, giravo spesso il territorio, è una realtà molto bella anche quella di Vallo della Lucania, alla quale quindi mi porta comunque un legame anche di affetto e di partecipazione, che ogni volta a cui sono stato presente ho sempre avvertito e ricevuto. E poi noi continuiamo su questa scommessa dell'Ebolitana con il nostro grande direttore sportivo Ramon Taglianetti. Voglio ancora una volta ringraziare lui per l'immane lavoro che ha fatto dietro le quinte, anche nei rapporti
istituzionali, nei rapporti di mediazione, che sono quelli più difficili. Vito Giordano mi può insegnare sicuramente, vero, quando si fa calcio è come la politica, l'elemento fondamentale è la capacità di saper fare mediazione, e Maria pensa, annuisce, e quindi Ramon ha dimostrato anche questa grande capacità, non solo di esperienza e di riconoscimento. E poi davvero Fiore Repuccia lo voglio ringraziare pubblicamente, perché è quello che ha creduto quando tutti quanti hanno abbandonato la città, l'Ebolitana Calcio, Peppe Bisogno, i fratelli Forlenza si sono rimboccate le maniche, dimentico qualcuno, Domenico Buono e tanti altri, però il direttore Damiano Bruno, il quale quest'anno abbiamo avuto questa sorpresa, diciamo, della figura del nostro direttore, che poi è anche un caro amico, il quale ci ha supportato, a me e a Fausto Vecchi in modo particolare nella parte tra quella sportiva e quella istituzionale. E poi la scommessa l'abbiamo vinta quest'anno perché abbiamo coinvolto il presidente onorario Fausto Vecchio, che ormai è diventato il primo tifoso delle Bolitane, e credo che questa sia stata un'altra bella scommessa. Quindi continuiamo su questa strada. Molto bene, grazie ancora per la presenza, Massimo. Grazie, buona serata. Mi fai sempre felice, grazie a Ramon. Grazie a Taglialetti, voi. Buona Pasqua a voi e grazie, alle vostre tanti famiglie. Auguri anche a voi di buona Pasqua. Molto bene, noi nel mentre ci fermiamo un attimo, andiamo al primo stacco pubblicitario, torneremo fra poco, ricordandovi che siete collegati con il Mac Hotel per il gran galà dello sport del Galletta Calcio Show. Vi aspetto fra pochi minuti. Questa trasmissione è offerta da Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, postoriservato.it, servizi di biglietteria. Plurima SRL, in collaborazione con Marica SRL, propone soluzioni abitative progettate per garantire funzionalità e benessere. Infante, calzature e pelletteria per tutta la famiglia, a Vallo della Lucania e ad Agropoli. Tutto Sport, articoli sportivi, fitness, cicli, abbigliamento e calzature uomo, donna, bambino, in via Angelo Rubino, a Vallo della Lucania. Sole 365, il supermercato con i prezzi bassi 365 giorni l'anno a Vallo della Lucania. Pizzeria da zero, genuinità e gusto, a Vallo della Lucania. Cash and Carry GMA Cilento, distribuzione birre, vini e prodotti catering, Marina di Camerota. CED Lisi, servizi per le micro, piccole, medie e grandi imprese, in via Nazionale a Vallo Scalo. Supermercati MD, a Vallo della Lucania ad Angellara, Agropoli, Casalvelino e Vallo Scalo. Buona Pasqua Italia! Siani, materiali da costruzione, leader in Campania, in via Sirene a Marina di Camerota. Cari amici, ci ritroviamo per la seconda parte del Gran Galà dello Sport del Galletta Calcio Show dal Mac Hotel Pestum. Allora, passiamo al sindaco di Novevedi e consigliere regionale. Un doppio impegno per il territorio cilentano, anche per lo sport. Allora, buonasera a tutti. Io, a differenza del collega sindaco di Eboli, lo dico subito in premessa, non sono sportiva, non sono un ultra, non ho un cuore da ultra, però come sindaco, come amministratore ovviamente ho anche io avverto l'esigenza di confrontarmi con le società di calcio che sono presenti sul mio territorio. Ho una società sportiva che è fatta da tante persone di buona volontà, anzi approfitto dell'occasione per ringraziare tutti coloro, non solo quelli che si occupano della società sportiva di Novivelia, ma di tutte le società sportive che vivono nel nostro territorio, per l'impegno profuso in questa attività, perché oggi portare avanti, mantenere in vita una società sportiva non è un impegno semplice e facile, soprattutto perché è un impegno oneroso, gravoso in termini economici, e purtroppo molto spesso le amministrazioni, anche perché costrette da limiti di legge, cioè a differenza del passato in cui il comune poteva anche sponsorizzare una squadra sportiva del proprio territorio, oggi purtroppo i comuni non possono più sponsorizzare le squadre del proprio territorio, perché questo ce lo vieta la legge.
E allora le amministrazioni mettono, diciamo, in campo altre iniziative, altri strumenti per dare comunque un contributo, un sostegno, un supporto allo sport. Lo sport che poi è una regola di vita, cioè se vogliamo da amministratori dobbiamo preoccuparci che lo sport venga coltivato sul proprio territorio in maniera sana, in maniera anche corretta, perché insegna un po' quelle che sono le regole generali della vita, cioè di come ci si deve comportare, ecco. E quindi da amministratore cerchiamo ovviamente di supportare economicamente con contributi privati la propria squadra e poi di mettere a disposizione, oltre le strutture, anche ovviamente le agevolazioni sull'utilizzo di quella che può essere l'energia elettrica e tutti gli accessori, gli annessi e connessi agli impianti sportivi. Certo, a differenza di Eboli, che è una realtà molto più grande, ma una realtà anche più sviluppata sul piano, diciamo, delle strutture, delle infrastrutture sportive, il mio comune in particolare ha la possibilità di sfruttare un campo di calcio che non è un campo di calcio che ha i requisiti, diciamo, previsti proprio dalla serie calcistica, ma lo mettiamo a disposizione non soltanto per la nostra squadra, ma anche per altre associazioni sportive che vengono a Novi per gli allenamenti. Quindi anche in questo utilizziamo lo sport come... Mi consenta una cosa, proprio a riguardo di questo, perché io l'avevo preparata per dopo, un inciso velocemente. Sì. Però Novi Velia ha tutte le caratteristiche della cittadina che campo sportivo lì, quel ristoro... Gelbison lì che è anche albergo, una montagna del genere, un campo sintetico lì significava portare gruppi in estate, allora, Franco, a fare raduni e tutto. Ti dico che in realtà c'è già un progetto di questo tipo, cioè di riqualificazione dell'attuale campo sportivo di Novi, per la previsione appunto di realizzare una sorta di cittadella dello sport, forse è eccessivo come termine, però a fianco c'è un vecchio campetto da tennis che deve essere anche quello riqualificato e il progetto prevedeva addirittura un campo da bocce per i ipovedenti. Questo progetto fu presentato già qualche anno fa, sempre durante il mio mandato da sindaco, purtroppo per un errore meramente formale e burocratico, perché il progetto venne sottoscritto e firmato dall'ufficio tecnico comunale. La regione all'epoca non finanziò il progetto perché era superiore a 500.000 euro e quindi non poteva essere firmato dal responsabile dell'ufficio tecnico e quindi lo teniamo già cantierabile pronto appena escono i prossimi bandi che dovrebbero uscire proprio per gli impianti sportivi. Quindi sarà un altro obiettivo che metterò in cantiere sperando appunto di vederlo realizzato quanto prima. Molto bene, passiamo un attimo al presidente del Gelbison, Antonello Menente. Innanzitutto, presidente, complimenti per questa annata calcistica che ha dato grosse soddisfazioni, perché se la squadra era partita per una salvezza, la salvezza è arrivata abbondantemente a 6-7 giornate dalla fine e questo non possiamo altro che farvi i complimenti. È stata dura però? Sì, dura. Dopo l'anno scorso? Durissima, dopo quello che abbiamo vissuto l'anno scorso, ancora ricordo le giornate afose passate a Noto a preparare la partita con la Leonfortese. Sì. Era più o meno questo il periodo. Sì, quest'anno siamo partiti per tempo, siamo partiti già all'indomani dello spareggio a Leonforte e di conseguenza partendo per tempo ovviamente è stata tutta un'altra musica perché abbiamo avuto modo di organizzare tutto quasi nel miglior modo possibile. Ovviamente gli imprevisti o le problematiche possono sorgere, sorgono e ci sono sempre, però diciamo di base, dando stabilità anche all'ambiente, abbiamo dato... un buon contributo all'attività sportiva del nostro territorio. Tra l'altro mi aggiungo a quello che diceva l'onorevole Ricciuti prima riguardo a Novi. Per Novi è importante, tant'è vero che noi abbiamo due tipologie di squadre che vengono in trasferta a Vallo della Lucania, quelle che scelgono il mare e quelle che scelgono i monti. Quelli che scelgono i monti soggiornano regolarmente e sistematicamente sempre a Novi Velia. Quindi di conseguenza anche la Gelbison dà un suo piccolo contributo
per l'economia locale, a parte ovviamente quello di essere comunque legate alla realtà di Novi, perché un sacco di ragazzi, di persone fanno attività con noi, fanno sport con noi, sono legate a noi anche dal punto di vista di dirigenti, di preparatori. Non mancano i novesi nel nostro sodalizio, però c'è anche questa chicca: chi sceglie, diciamo, chi viene in trasferta da noi durante l'anno, durante il campionato, se sceglie di stare in montagna e non scendere giù a mare, sceglie sempre Novi. Molto bene, e veniamo invece a Carmela. Carmela, tu da anni ti occupi di informazione sul territorio cilentano, inevitabilmente segui anche lo sport, il calcio in particolare. Come ti trovi in questo ruolo? Allora, innanzitutto consentimi di ringraziare i tanti colleghi che stanno lavorando dietro le quinte. Io sono qui con il collega Antonio, c'è anche Vito, Giuseppe, insomma siamo davanti alle telecamere, però dietro le quinte ci sono tanti altri ragazzi che stanno lavorando. Loro formano lo squadrone di 7. Infatti, ci consentono di arrivare nelle case dei tanti telespettatori. Io ho iniziato 21 anni fa, Franco, a fare questo lavoro. Inevitabilmente, come dici tu, seguiamo anche l'informazione sportiva, quando non ci sono i colleghi, insomma, ci arrangiamo, non ci tiriamo indietro. 21 anni, se ti devo dire che in questi 21 anni anche il calcio del territorio ha fatto grandissimi passi in avanti, insomma sarei un po' in difficoltà, perché secondo me anche il mondo dello sport, del calcio in modo particolare, soffre di quelle che sono, insomma, le emergenze del territorio. Parlavamo prima della bella collaborazione con la città di Eboli, dobbiamo ringraziare il presidente Antonello Mainenti, però anche nel mondo del calcio e dello sport in generale sul nostro territorio difficilmente riusciamo a fare sinergia, ecco, a trovare delle grandi collaborazioni. Qui ci sono anche rappresentanti di altre importanti realtà sportive del territorio. Il presidente Mainenti quest'anno con la Gelbison ha un po' aperto il discorso, ecco, di non limitarsi a Vallo della Lucania, ma cercare di realizzare una realtà comprensoriale. Insomma, speriamo di vedere nei prossimi anni una realtà calcistica che parte da Vallo, ma che in qualche modo riesce a coinvolgere anche altre realtà del territorio. E poi, più che una considerazione, una sollecitazione che facciamo all'onorevole Ricchiuti, speriamo di avere una risposta dopo. Queste squadre, la Gelbi sono qui perché abbiamo il presidente, ma ci sono anche altre squadre importanti sul territorio, lavorano anche per la promozione del territorio. Quando la Gelbi sono va a giocare in Puglia quest'anno, negli altri scorsi in Sicilia, porta avanti il nome del territorio cilentano, il Monte Gelbison non a caso, insomma, che le appartiene, quindi comunque vanno sostenute. Lei diceva noi come comuni non possiamo dare finanziamenti, insomma la legge ce lo impedisce, però svolgono anche un importante momento di promozione del territorio. Sì, questo indubbiamente, tant'è vero che diciamo l'importanza dello sport è stato anche avvertito dalla Regione Campania e dal presidente De Luca in modo particolare, che ha voluto riprendere una sfida, quella delle Universiadi del 2019. Universiadi che era diciamo stata questa ipotesi abbandonata da Brasilia, perché in realtà non era Napoli candidata alle Universiadi del 2019. Il presidente De Luca invece ha colto questa occasione proprio come rilancio di tutte le attività sportive, ma soprattutto della Campania, come promozione della Campania, del territorio nel mondo. Tant'è vero che al di là, diciamo, del restyling che verrà fatto su una serie di impianti, tra cui appunto anche quello di Eboli, come ricordava il sindaco prima, ci sono una serie di impianti sia a Salerno che a Battipaglia e anche la piscina comunale di Salerno, ma verranno in realtà spesi sul territorio circa 270 milioni di euro, che sono soldi pubblici che ovviamente creeranno un indotto economico considerevole, considerato proprio diciamo l'economia locale che in questo momento annaspa, e soprattutto quell'economia legata al mondo edilizio. Ma a parte questo, è nata l'idea di, sempre sulla scorta diciamo dell'esperienza di Rio de Janeiro, di fare proprio un modello Casa Italia. In realtà sarà Casa Campania, dove verrà data la vetrina
non soltanto al territorio come promozione enogastronomica, ma anche a tutto il prodotto no food, quindi la valorizzazione dei territori, la valorizzazione dei marchi, come può essere il marchio Cilento o Jelbison, che rappresenta appunto... Speriamo bene. Speriamo bene. Sì, diciamo, la sfida l'abbiamo accettata, adesso sta a noi giocarcela, giocarcela bene. Tra l'altro è importante anche guardare un po' più al sud della provincia di Salerno, perché in realtà... Con la nostra società stiamo cercando di avviare una progettualità sui settori giovanili più che verso il nord della provincia di Salerno, che già è sviluppato e affermato, già ha delle realtà come Eboli con cui collaboriamo e siamo orgogliosi anche di collaborare con altre realtà come la stessa Salernitana. Però diciamo il nostro progetto è più volto verso il Golfo di Policastro e verso il Vallo di Diano, perché è il sud della provincia di Salerno. Guarda Antonella, io penso che attraverso lo sport e quindi attraverso le società sportive forse si riesce anche a superare un altro gap che abbiamo in politica, cioè quello di riuscire, come a dialogare Carmela prima, a fare sinergia e questo è anche tema di una domanda, sorta di collaborazione successiva che parla proprio del campanilismo. Certo, forse attraverso lo sport si riesce più facilmente a superare quelle barriere politiche che invece impediscono di lavorare tutti nella stessa direzione. Io saluto Saverio, l'avvocato Saverio Di Sevo, che ci ha raggiunto proprio adesso in studio. È fresco subito avvocato, vi facciamo subito parlare. E quindi l'avvocato Di Sevo, che è responsabile del settore giovanile della Jelbison, pare evidente che la domanda è spontanea. Vorrei sapere un po' il resoconto velocemente dei risultati del settore giovanile, se si aspettava risultati e obiettivi diversi e anche programmi e prospettive, visto che abbiamo qui. I risultati che dal settore giovanile sono sempre soddisfacenti, perché avere oltre 200 ragazzi iscritti alla nostra scuola calcio, al nostro settore giovanile, è già un risultato di per sé stesso. Per quanto riguarda quelli squisitamente diciamo tecnici, abbiamo un'ampia gamma di risultati da valutare. Sotto il profilo del campionato regionale che abbiamo affrontato per la prima volta quest'anno con i giovanissimi regionali, non abbiamo raccolto grandissimi risultati, però devo dire che i ragazzi che hanno partecipato sotto età si sono fatti valere, sono riusciti insomma a superare gli ostacoli che oggettivamente dovevano affrontare rispetto agli avversari che erano di uno o due anni più grandi. Mentre devo dire che con riguardo agli esordienti in particolare, ai giovanissimi provinciali e anche alle categorie più piccole, ho avuto la sorpresa quest'anno di vedere tanta voglia, tanta passione tradotta in un'efficacia di azione sia da parte dei mister che li hanno seguiti, sia da parte degli stessi ragazzi che si sono applicati veramente bene. Abbiamo raggiunto risultati, oserei dire, eccellenti. Con riguardo appunto alla progettualità, il Presidente Menenti mi ha già anticipato, stiamo guardando moltissimo verso il Golfo di Policastro, verso il Vallo di Diano, perché la linea che ci accomuna con queste realtà è quella non solo di emergere in sé per sé, quanto piuttosto di poter raccogliere quella voglia che hanno i ragazzi di confrontarsi all'esterno dei nostri confini, probabilmente stimolati dai mass media, stimolati dai social network, e riversarla, appunto raccoglierla con il settore giovanile per dar loro la possibilità di sentirsi parte integrante non solo di un progetto, ma di poter guardare fuori dai nostri confini e vedere che effettivamente quel mondo che loro vivono attraverso i media, attraverso i social network, non solo esiste veramente, ma li può vedere protagonisti. E attraverso lo sport credo che questa possibilità la si possa effettivamente mettere in campo concretamente. Per il resto, ripeto, il settore giovanile già di per sé stesso è una soddisfazione per il territorio, una soddisfazione per la società, è una soddisfazione per il sottoscritto. Molto bene. D'altronde, Franco, è quello che diceva anche prima l'onorevole, la società sportiva con il suo mister, la squadretta con il suo mister, il primo nucleo di società civile, cioè il primo rapporto con la società civile, con la società politica, dopo la famiglia con cui ha a che fare. Anzi, direi, mi permetto di dire, per alcuni versi, purtroppo anche più della famiglia, in che senso? Nel senso che il riferimento diventa alcune volte più il mister che gli stessi, genitori, perché magari essendo terzo magari rispetto alla famiglia stessa, allora lo vedono già come un idolo, come
qualcuno che gli possa dare delle... Un pari, possa dare dei consigli e delle possibilità. Quindi per noi è importante mantenere sempre collegato il discorso sociale al discorso sportivo. Sembra quasi un mantra il nostro, però purtroppo non può essere altrimenti. Si cresce a 360 gradi soltanto in questo modo. E adesso gustiamoci i consigli per gli acquisti del supermercato Sole 365. Apri la porta, il sole entra in casa. Pronto? Supermercato Sole 365? Sì, da oggi Sole 365 ti porta la spesa a domicilio. Tu decidi e Sole 365 pensa a consegnartelo. Frutta e verdura? Frutta e verdura? Pronti! Salumeria? Salumeria? Pronti! Macelleria? Macelleria? Pronti! Panetteria? Panetteria? Pronti! Corsie? Corsie? Pronte! Ok, potrai fare il tuo ordine chiamando il 333 64 72 281 oppure inviando un messaggio WhatsApp e Sole 365 pensa a consegnartelo. Sole, signore, consegna a domicilio. Hai direttamente il sole a casa. Supermercato Sole 365 a Vallo della Lucania, via Andrea del Politis. Eccoci qua. Ivan Solimeno, quanto può essere importante per te questa esperienza di Santa Maria quest'anno per un eventuale futuro di allenatore, squadre adulti, ben sapendo che tra promozione e eccellenza hai raggiunto le 170 panchine? Innanzitutto buonasera, grazie per l'invito, saluto tutti quanti gli ospiti. Quest'anno devo dire che mi ha arricchito soprattutto dal punto di vista umano, perché lavorare con i giovani, con i ragazzi è molto molto... è davvero diverso rispetto ad allenare gli adulti, perché ci sono delle dinamiche e problematiche davvero molto 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 diverse. E quello che posso dire è che davvero mi ha arricchito, perché dal punto di vista proprio squisitamente, diciamo, di campo si lavora in modo diverso, bisogna destare attenzione a tutti quanti gli aspetti, non solo tecnico-tattici, ma anche, come faceva riferimento il caro amico avvocato Di Sevo, sotto l'aspetto anche umano, perché i ragazzi devono essere appunto stimolati, bisogna stare attenti in quanto vivono in questa fase della crescita. Noi parliamo di ragazzi, diciamo, di 14 anni, quindi un'età piuttosto difficile, e molte volte si scontra anche quelle che sono le problematiche proprio inerenti alla famiglia. Per quanto riguarda questa esperienza mi ha arricchito, sì, mi auguro che prima o poi ci sia l'opportunità di poter tornare non nel calcio che conta, perché io ho iniziato abbastanza giovane, io a 34 anni già allenavo in eccellenza, in promozione, poi dopo successivamente fino a 3 anni fa ho allenato in eccellenza e quindi mi manca un po' il campo, però va bene così. Mi auguro che qualcuno, magari qualche presidente, visto che ce ne sono tanti anche qui stasera, però diciamo che è un po', non è semplice, perché sappiamo che il mestiere dell'allenatore è piuttosto complesso e difficile, però mi auguro che nel futuro immediato possa ritornare ad allenare i grandi, anche se devo dire la verità, quest'anno e anche l'anno scorso non mi è dispiaciuto per niente allenare i giovani. Questa è domanda. Ma devo dire le tante soddisfazioni che ti sta regalando la tua squadra, tra l'altro, lo devo fare. Ma io Antonio, sai, perché noi ci vediamo spesso, non mi piace dire una vittoria, le cose. Domenica vince il campionato. Perché dai, dopo 25 giornate siamo primi, però manca una giornata e è la più dura. È quella più difficile, in quanto se riusciamo a conseguire il risultato pieno vinciamo il campionato regionale, che secondo me il girone, già il fatto che tra Santa Maria sia tra le prime 8 squadre della Campania, quindi a scontrarci con realtà importanti come, citiamone qualcuna, Mariano Keller o Damiano Promotion, che sono società che ogni anno danno giocatori alle squadre professionistiche, quindi questo è motivo di vanto per me, per la società e soprattutto chi ha creduto in me, quale il direttore Giannella, Alberico Guariglia, il presidente Tavassi e tutti quanti coloro che appartengono alla grande famiglia del Santa Maria. Antonio Ramondo. Antonio, io ti ricordo grande e serio presidente di promozione a Palinuro, con me allenatore, facemmo un anno bellissimo, ma dimmi quindi, ma come mai è scomparso il calcio in questa rinomata cittadina
balneare. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Prego. Franco, purtroppo sai che in questi... Io è una vita che prima ero ex presidente, adesso mi sto dedicando, perché ho il tempo, giro un pochettino tutti i campi, categorie minori, seguo anche il, non da vicino, però mi piacciono i giovani, lavorare con i giovani. Purtroppo non vi spiego cosa è successo l'anno scorso, cioè quest'anno che non siamo partiti con, per il campionato. Questa è una storia che ci vuole un po' di tempo a spiegarvi. Adesso sto cercando di creare, perché è impossibile che Palinuro ha una storia, 60 anni di calcio, non è buttarlo così, però ci vogliono le forze, ci vogliono le strutture. Palinuro non ha strutture sportive e questa è una cosa, ma io non me la prendo con l'amministrazione adesso. Io vi sto parlando 30 prima anni. Poi sul Galietta Calcio Show inviterò il sindaco di Centola E dovete, dovete invitare, che io non parlo solo di calcio. Beh, che a me piace lo sport, però non c'è niente, c'è i giovani, poi parliamo dei giovani e come facciamo? Non c'è un palazzetto, c'è niente, 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 c'è il calcio è finito. Se tu pensi che io l'anno scorso ho dovuto comprare la pittura per pitturare gli spogliatoi, le banchine le abbiamo comprate noi, cioè noi possiamo fare i sacrifici. Io sono un non sono un industriale, oppure sono, io sono un lavoratore, io faccio il cuoco, però la passione al calcio che è una vita, però non si può andare avanti così. Cioè io l'anno scorso, e lo devo dire perché cioè non solo io, fatto dei sacrifici e ho buttato 30.000 euro per un campionato di prima categoria. È impossibile, è impossibile. Il comune non ti dà una mano. Fortunatamente ho degli amici, sponsor qua, sponsor là, siamo riusciti, però adesso sta diventando difficile. Purtroppo nessuno. Se non c'è, se non c'è un progetto. Non c'è un progetto. Adesso sto cercando di creare un progetto, di fare un con i paesi dintorni. Cercare di creare veramente un comprensorio per portare un po' di calcio, se no mi metto con i giovani, vado a guardare i ragazzi e giro, giro, mi faccio. La situazione non è, non è facile, non mi dispiace, ma non è facile. Leo Sanzone. Buonasera a tutti innanzitutto, grazie Franco per avermi ospitato, insomma, questa sera. È un piacere per me averti, Leo. Tu sei sempre stato un grosso tifoso della Gerbison. Certo. E allora dimmi, quanta soddisfazione ti dà vederla combattere in Serie D con questi fior di squadroni? Che ricordiamoci che in un girone della Gerbison mediamente ci sono quelle 5-6 squadre che hanno fatto, certo, o anche di più il professionismo. Molta soddisfazione sicuramente. Innanzitutto mi voglio complimentare con la società, presidente, per i grandi sforzi che fanno tutti i giorni per, insomma, per raggiungere poi questi risultati. Anche domenica hanno fatto, insomma, abbiamo fatto un grande pareggio con la prima in classifica. Voglio ricordare il grande risultato che abbiamo fatto a Nocera. Insomma, sono squadre comunque importanti che hanno una storia dietro molto, molto, molto forte. E, è una grossa soddisfazione sia per la città di Vallo sia per il comprensorio, no? Cioè il nome di Vallo in città, oggi magari andiamo a Manfredonia, a Gravina, in altre situazioni, in altri posti, in altri contesti, ma ricordiamo che siamo andati a Messina, siamo stati a Cava, su campi importanti, siamo stati allo Jacopone, a Taranto. Insomma, è bello tenere il nome della città di Vallo alto. Insomma, però, la soddisfazione però non si grande. Spiega poi come da certe parti arrivano delle critiche gratuite quando si perde qualche partita, ben sapendo che la Gerbison a un certo punto è stata proprio vicinissima ai playoff, quindi significa che ha fatto un campionato eccezionale. Ma le critiche credo che arrivino sempre da chi non fa, perché chi si trova in mezzo a queste situazioni, chi si trova tutti i giorni ad affrontare, insomma, i costi e le problematiche di una società, solo lui può capire, insomma, che cosa significhi poi raggiungere questi risultati per un contesto come il nostro, così piccolo, insomma,
è motivo di vanto, io credo. Dovete sapere poi che Leo per il passato, quando era piccoletto, aveva un idolo nella Jelbison. Vogliamo dirlo chi è? Tu lo sai. Sono io. Ecco spiegato perché meritatamente, al di là di questo, Leo Sanzone, il mio saluto, ogni trasmissione, perché so che se li segue quasi tutte. A me mi diventa un poco, mi incuriosisce, dottor Antonio Salmeri. Io ho fatto questa pubblicità, responsabile commerciale di Posto Riservato, servizi di biglietteria automatizzata. Ma sinceramente, cosa sono queste biglietterie automatizzate? Sembra un parolone, in verità. Buonasera innanzitutto. E è veramente troppo semplice. Tu pensa, fino a 10 anni fa, quando tu andavi al cinema ti davano un bigliettino e tu entravi al cinema o al teatro. Oggi cinema, i teatri, i concerti, tutto ciò che fa spettacolo, invece di avere un bigliettino cartaceo che ti danno così, premono un pulsantino e dal sistema esce il biglietto. E quello è una biglietteria automatizzata che, detto così, sembra un attimo banale, ma noi siamo riusciti a portarla nel mondo del calcio e dello sport in generale. Il presidente, già abbiamo bei contatti. Già in ottima collaborazione. Esattamente, perché poi nel mondo del calcio molte squadre, soprattutto in queste serie, quindi nelle serie minori, perché fino alla Lega Pro una biglietteria è d'obbligo praticamente, invece al di sotto della Lega Pro è un qualcosa di facoltativo e molte squadre non utilizzano una biglietteria automatizzata, quanto piuttosto continuano ancora nel vecchio metodo del bigliettino di carta procurato alla SIAE. Chi non conosce questo sistema e non sa che in verità utilizzando una biglietteria automatizzata risolvi una marea di problemi organizzativi e che spesso e volentieri però non ricadono sulla presidenza ma sul segretario, quindi il segretario spesso e volentieri è costretto a fare un lavoro decuplicato, ma proprio decuplicato. Se tu chiedi a un qualsiasi segretario cosa significhi dover fare i biglietti della partita, vedrai che per stampa, lui SIAE. Ma tu ti devi recare alla SIAE per fatti dare i bigliettini, torna allo stadio, vendi, ritorna alla SIAE, fatti i conteggi. Invece questo iter viene eliminato. Esatto, tu premi un pulsantino e hai risolto i tuoi problemi. Perché ti esce il biglietto, arriva la comunicazione alla SIAE, devi solo pagare la SIAE, però là poi. Esattamente, quindi. E quindi mi trovo in questo mondo a sdoganare quella che è la biglietteria per tutte le squadre delle serie minori. Abbiamo già un bel riscontro, perché noi la forniamo davvero a diverse squadre della categoria. E connessa a questo poi ci sono tutte le trasferte dei tifosi che vengono gestite sempre con la biglietteria, che se vuoi dopo te ne parlo. Tra l'altro mi permetto di intervenire proprio perché noi abbiamo avuto con loro un'esperienza positiva proprio per le trasferte. Spesso infatti dal punto di vista organizzativo è difficilissimo gestire la trasferta, soprattutto per i propri tifosi in campi fuori zona, e grazie a loro invece che installano presso ovviamente i punti vendita indicati e trovati dalla società stessa sul posto, installano le loro attrezzature e permettono di avere in loco il biglietto per la trasferta in tutta sicurezza, tranquillità e serenità, perché non è semplice poi recarsi all'ultimo momento, poi soprattutto quando ci sono problemi dati dalla questura di numero di tifosi, di sicurezza per il numero di tifosi che possono o non possono o delle particolari restrizioni. Loro danno veramente un grosso servizio e una grossa mano, diciamo è positivo. Però qui ci agganciamo poi al fatto negativo, che quando abbiamo pochi tifosi che vengono allo stadio, quei pochi affezionati, adesso c'è Leo presente che spesso la domenica è con noi, cioè gestiamo in famiglia, in economia. Leo dobbiamo richiamare. Perché quello per noi è un po' un problema, perciò faccio la battuta sul fatto. Leo al campo, presidente. Ma magari ce fossero come lui, soltanto che il problema è che realtà magari piccole come le nostre hanno la difficoltà di riempire lo stadio, vuoi anche per le pay TV e tutto il tipo a pagamento e tutto ciò che comporta questo nuovo modo di vivere il calcio, vuoi un po' per la pigrizia della domenica pomeriggio, vuoi per una serie di motivazioni, però risulta sempre più difficile. Guarda Franco, anche a prescindere dai risultati che puoi ottenere o meno con una squadra, portare la gente al campo
è un dramma. Cioè non necessariamente il risultato trascina. No, non ci pensare proprio. No, in questo c'è una costanza, una coerenza e una continuità. Prima succedeva però che quando c'erano quelle annate belle, sì, il pubblico era superiore. Adesso purtroppo bisogna andarli a prendere un altro poco a casa. Giuseppe Campaiola, allora, tu dopo aver giocato per tanti anni in porta, aver fatto l'arbitro a Roma e per 2 anni aver allenato in seconda categoria, come mai hai deciso di fare giornalista sportivo? Tra l'altro ringraziando che l'hai fatto perché sei il mio giornalista sportivo fisso sul Galletta Calcio Show. No, guarda, io voglio ringraziare te Franco e ringrazio appunto Giorgio Scelza per la fiducia che più volte mi dà. Tra l'altro voglio salutare anche Sergio Tardelli che non è qui con noi, però ho avuto il piacere e l'onore di condurre la sua trasmissione per più di 2 mesi, quindi lo saluto. Ma la scelta di fare giornalista sportivo è data proprio dal fatto che, avendo giocato a pallone, avendo fatto l'arbitro, avendo avuto modo e il piacere di allenare comunque una squadra, anche se dilettantistica, di calcio, avevo sempre questa passione magari di raccontare il calcio, di raccontarlo magari appunto nel modo più semplice possibile, perché poi noi andiamo a toccare quello che sono soprattutto terza, seconda, prima categoria, quindi magari la parte bella del calcio, quella pulita, quella senza appunto fattori economici dietro, anche se poi ci sono, come ricordava appunto benissimo Antonio Ramondo, ci sono veramente delle dinamiche, dei sacrifici che si fanno quotidianamente per poi portare i ragazzi al campo, per toglierli appunto dalle strade. E io sono d'accordissimo con quello che dice lui, perché ci vorrebbero tante persone come Antonio appunto che si avvicinano a queste realtà, perché al di là del rapporto che possono mettere loro comunque e del sacrificio che possono appunto dedicare a queste squadre, se poi mancano le strutture purtroppo non possono portarle le singole persone, ma devono essere messe a disposizione appunto delle istituzioni, perché un impianto sportivo di una certa maniera non è possibile che lo faccia un Antonio Ramondo, con tutto il rispetto, ma deve essere comunque costruito dalle istituzioni dedicate appunto a queste cose. Voglio appunto ricordare l'impianto sportivo nuovo che è stato fatto a Stella Cilento pochissimi giorni fa, tra l'altro soltanto ieri è stato teatro appunto del torneo internazionale di Agropoli e sono arrivate delle squadre dalla Repubblica Ceca, il paese di Stella Cilento, che è un paese piccolissimo del Cilento, è diventato in 5 minuti una cittadina fatta comunque di tante, ecco, persone che dalla Repubblica Ceca sono arrivate appunto. Ma questo, scusa un attimo che ti interrompo, sì, questo alludevo io prima quando ho fatto il riferimento con il sindaco di Novivedia. Avere un campo sportivo in sintetico, avere ad esempio, e poi dopo dispiace che il sindaco Vozza ha avuto un impedimento alla fine, non è potuto venire, per Pestum un sintetico significa organizzazione di grossi eventi e coinvolgere le strutture ricettive, che sono tantissime, ad essere partecipi anche al progetto di una squadra di calcio, perché ad Agropoli se si organizza questo grande torneo da tantissimi anni, chi se ne beneficia? Pestum lo stesso, Stella Cilento, vedi, neanche appena è stato fatto campo in sintetico già arrivano due grosse, c'erano più di 50 persone della Repubblica Ceca a vedere la partita dei loro figli, contando poi i giocatori si arrivava quasi a 100 persone nel campo di Stella Cilento, e poi tra l'altro ne ha beneficiato anche il paese stesso. Questo è importantissimo. Allora, Vito Giordano. Con lo sport, con il calcio, gira l'economia. Gira l'economia. E chi più di Vito Giordano? Vito Giordano, calciatore, direttore sportivo, procuratore, talent scout. Questa è stata la cosa più bella, perché ha scoperto una miriade di giovani, piccoli calciatori. E tantissimi anni fa scoprì anche me che purtroppo io, il destino non volle che andassi nei professionisti, Vito te lo sa. In numerose società professionistiche. Ma adesso che sei in pensione, vero? Sì. Cosa ti sei portato dietro di tutte queste cose? Innanzitutto ti voglio ringraziare perché ci siamo visti sempre in piccola occasione nella tua televisione. Saluto gli ospiti, sento delle cose che mi riempie di gioia, perché sono i soliti problemi che riporto da quella esperienza che ho io. Paesi, ho visto Ramondo che 30 anni fa giocare col Padula lì è rimasto così, mi dispiace. Innanzitutto ringrazio te che mi hai invitato, ma ringrazio anche i signori che conosco Nicoletti, che è una persona che ho visto molte volte sui campi, dall'arbitro e dall'allenatore. Mi hai dato la possibilità di stare con te, con gli amici, e ti ringrazio. Volevo dire, ho sentito un po' di problemi, perché poi la vita è piena di problemi,
sentivo il sindaco di Novi Vedo, sentivo il presidente, anzi colgo l'occasione per fargli in bocca al lupo per il proseguo, perché sta finendo queste cose qui, però fare i complimenti perché avete fatto un grande girone, un grande campionato, voi e le Bolitane ha vinto il campionato, voi vi siete dimostrate forse una squadra che è impensabile battere la Nocerina, andare a vincere a Gravina, perché vi seguo, perché conosco anche il vostro allenatore Pepe, che è stato il mio secondo a Castellammare, e ha fatto bene, avete fatto benissimo, dovete continuare e cercare di migliorarvi, perché l'unica cosa è questa che è la verità, e vedo anche, sento dire anche che avete un ottimo settore giovanile che di primissimo, anzi inviterei a racchiudere nei paesini vicino, di non far partire qualche giocatore o qualche giovane a qualche società che poi è come fosse una sconfitta se un giocatore raggiunge una meta di una società professionistica. Dovete essere molto più abili e avere anche la possibilità che gli imprenditori vi diano una mano, perché ci sono scuole calcio al nord che vanno prendendo con i pulmini nei paesini e fanno allenamento a sera. Questa è una testimonianza che io ho superato, perché sono stato col Parma a fare l'osservatore insieme, ho avuto la possibilità di fare l'osservatore col Parma e ho visto queste situazioni. La mia esperienza, tu sai benissimo, io sono uno di Potenza, sono un montanaro come voi, come si diciamo, però sono cresciuto, sono il primo di 11 figli, ho fatto l'ultima intervista, l'ho fatto a Roma, ho detto un po' la mia storia, sono rimasti un po' allucinanti, perché sono il primo di 11 figli, ho dovuto smettere di giocare a calcio, giocavo in Serie D, perché morì mio padre che era ferroviere e dovetti lasciare il calcio. Poi da lì, e quella quarta serie lì mi rassomiglia un po' oggi la tipologia, nel senso che l'interregionale ha un'importanza molto rispetto agli anni passati con la C2 e con la C1. Cioè oggi fare un campionato e qualche giovane bravo può andare subito in C1, perché già lo specchio di vedere la visione dei giovani e dei calciatori degli under che sia obbligatorio mettere in una società dà la possibilità di far l'occasione e anche frutto di grandi sacrifici della dirigenza, di tutto il management che porta avanti il presidente, perché non è solo mettere la squadra o prendere l'allenatore o prendere il ritiro, è tutta la settimana che si percorrono a sacrifici, lo conosco io in prima persona. E poi aver smesso da calciatore e cominciare a fare la carriera da allenatore, dove ho vinto 2-3 campionati, e mi è arrivata l'occasione di fare l'osservatore col Parma, e lì sono migliorato molto, mi porto dietro una grande esperienza, una grande valorizzazione come uomo e come professore. Oggi, dopo aver visto piazze come Cava, Nocera, Castellammare, Scafati, Battipaglia e tanti giocatori che ho lanciato perché sono andato io a prenderli, perché hai detto prima una parola che mi piace molto, che mi medesima, il talent scout, che oggi non esiste. Oggi i procuratori fanno i talent scout, gli avvocati, i dottori, che non hanno giocato a calcio, perciò il calcio è cambiato. Io oggi vado in Slovenia, vado in Portogallo, vado nei paesi di Serie B, giovani del 99-2000 che giocano titolari in Serie B. È impensabile che in Italia facciano giocare un giocatore 2000 in Serie B. Questo è bello. Ma è il mandato che mi danno, la possibilità alle società di Serie A, perché loro vogliono vedere il 2000 e il 2001 che gioca in Serie B. Perché se la Juve, la tua squadra amata, gioca un 2000 centravanti, che tu conosci bene, oggi per portare la Juve devi portare un 2003, un 2002, perché se no il lavoro non ha la sua contropartita. Io l'esperienza che porto un'esperienza importante, di essere sempre umili, di essere sempre costanti, di essere sempre vicini ai giovani. Questo è vero. Il male del settore giovanile sono i genitori. È difficile. C'era un brutto detto. Il genitore migliore orfano. Bravo. Ma io l'ho detto, se c'è un campione, il genitore, portalo, perché se viene la mamma e il padre a dire mio figlio è un grande calciatore, è la fine. Bisogna tenere i genitori alla larga dagli altri. Allora, questa è l'esperienza mia. Io sono in prossimità, finisco, sono in prossimità di entrare un'altra volta nel calcio, con una mansione importante come osservatore di una società di Serie A che non posso ancora perché ho l'appuntamento, e io sono vicino ai giovani. Dico, cercate di stare vicino ai giovani, perché i giovani è il frutto
Se la Jamestown va a prendere i calciatori a Napoli, deve mantenere, può tenere 3 giocatori dal Velia. Mi sembra che riducono anche i costi, come l'ho detto anche a mio amico. A parte poi portare, coinvolgere anche più tifosi, perché vengono genitori da questi paesi vicini per vedere i loro virgulti che giocano. Ma io sono venuto un sacco di volte a Valle negli anni precedenti, ho visto che è una realtà pulita, seria. Avete la naturalità ancora per emergere anche su le cose per bene. Passiamo al mio lato destro qui con Donato Ilio, Ilio Nicoletti, conosci Ilio, il nome tuo. Secondo te Ilio, quali sono le motivazioni che possono spingere un giovane a frequentare il corso arbitri? Innanzitutto buonasera a tutti, saluto anche io gli amici qui presenti in studio. Oddio, è una domanda spontanea. Oggi i giovani si avvicinano pochissimo al mondo degli arbitri di calcio, perché le loro motivazioni sono soprattutto il calcio giocato e non fare l'arbitro di calcio. Io ritengo invece che attraverso la mia esperienza, che ho iniziato per pure gioco e poi ho ottenuto quei risultati che voi tutti quanti conoscete, e ringrazio Giordano che prima ha fatto un riferimento, l'ho fatto proprio, ho iniziato per scherzo, però alla fine poi sono arrivati dei risultati molto importanti. Di quei grandi risultati ne parleremo nella seconda parte dopo che ho per te. Non li ho nominati. Esatto, voglio ancora approfondire il discorso giovani che... Io dico ai ragazzi che non hanno forse futuro del calcio, diciamo così, dai. Che si vogliono avvicinare al mondo degli arbitri, è un mondo bellissimo, dove sicuramente è un mondo pulito, un mondo dove possono fare sport, perché anche gli arbitri, per poter arbitrare sia dal settore giovanile fino alle categorie superiori, oggi un arbitro deve essere allenato, perché se non è allenato naturalmente non può seguire il gioco del calcio, perché qui ci sono tanti esperti di calcio e sanno che già dal settore giovanile, e Saverio Di Sevo mi può insegnare, già dal settore giovanile fanno una preparazione specifica per il calcio, quindi anche l'arbitro oggi deve essere preparato a questo evento e quindi deve avere una grande preparazione atletica, quindi è un atleta anche lui. E poi io ritengo che secondo me la cosa più importante per un giovane che si avvicina all'arbitraggio, perché arbitrare non è facile, diceva prima Giordano, il dramma sono i genitori, anche per noi arbitri, a volte i ragazzini sono molto più educati dei genitori che stanno in tribuna, e quindi anche per l'arbitro, già che si comincia a formare nel settore giovanile, è importantissimo, perché va a potenziare quella che è la sua personalità, la sua autorevolezza, e chiaramente rafforza quelle che sono le caratteristiche di un ragazzo di 16 anni. Voi pensate che oggi un ragazzo può iniziare a fare l'arbitro a 16 anni, e quindi è un ragazzino giovane, un ragazzino alle prime armi, e quando si trova di fronte 22 ragazzi, anche se più o meno della stessa età, non è facile interpretare e sanzionare una regola del gioco. Quindi ritengo che per un ragazzo che si voglia avvicinare a questo mondo, dico, fatelo con passione, perché se io, come io ho iniziato per gioco, iniziate anche voi per gioco, poi pian piano io dico che mangiando l'appetito viene mangiando, e probabilmente se ci mettete la passione, la voglia, la dedizione e tutto ciò che fa di questa persona, sicuramente può raggiungere obiettivi importanti. Per te Vito, invece, più o meno quello che ho detto all'ex presidente del Palinuro. Vito, cosa sta succedendo nel panorama calcistico saprese e del Golfo di Policastro? Intravedi spiragli di luce e segnali di rinascita? Ricorda bene che io sono stato allenatore a Sapri, ho fatto anche le telecronache del Sapri, molto bene l'ambiente, quindi immagina quanto mi dispiace non vedere più il Sapri. Difatti il Sapri è scomparso, si è tentato quest'anno con questa squadra, il San Vito Sapri, ma
francamente è stato un vero disastro. Innanzitutto grazie Franco per l'invito, saluto tutti gli ospiti e colgo l'occasione anche per augurare buona Pasqua a chi ci guarda e chi ci ascolta. Sì, Sapri ha avuto una grande occasione in questi 8 campionati consecutivi di Serie D. Potevano essere da traino per un intero territorio, per il Golfo di Policastro. Poi le note vicende giudiziarie, ecco, una gestione societaria non sempre oculata ha portato a questa fine ingloriosa del calcio a Sapri. Si è cercato di insomma, riprendere, però sempre purtroppo all'insegna dell'improvvisazione. E quando si punta soltanto sull'improvvisazione e non ci si impegna, non si mette in campo, ecco, l'umiltà, come diceva anche l'editore sportivo Giordano, anche in queste situazioni, e soprattutto quando in un territorio come quello del Golfo di Policastro non c'è unità tra i comuni, non si può andare avanti. Un tentativo, ecco, tu mi chiedevi degli spirali di luce che si intravedono in un quadro tetro, si intravede un po' di luce all'orizzonte. Da Policastro è partita questa idea, questo primo, diciamo, tentativo di unione del territorio attraverso una fusione tra la Pixus di Policastro Bussentino e parte della San Vito Sapri. Adesso la San Vito Sapri sta concludendo purtroppo male il campionato di prima categoria, lo sai benissimo, ci sono stati vari problemi con un commissario di campo che si è presentato più volte a Sapri. Con questo tentativo, questa fusione di questa nuova società, la creazione di questa nuova SD Pixus 2002 che sta disputando un campionato regionale allievi, un under 17 e anche il campionato giovanissimi, si sta cercando, ecco, di progettare innanzitutto partendo da un settore creare un settore giovanile non è facile, però si stanno cominciando a porre le basi per una squadra, per realizzare quello che è stato anche il sogno di tanti anni fa, avere una squadra del Golfo di Policastro, che magari fra qualche anno cominci, scalando un po' le varie categorie, ad arrivare ad un campionato di promozione, che credo che sia il campionato adatto, per poi magari ecco, pensare poi dopo 4, 5, 6 anni magari a poter pensare di ritornare in Serie D, però assolutamente con altre condizioni, con altre strutture, con una unità territoriale del Golfo di Policastro. Antonio Volo, per quanto riguarda te, dato che doveva venire anche il presidente Scuderi e doveva venire Giulio Russo, e sappiamo il motivo per il quale sono stati costretti a non venire, allora io ho le 6 domande che ti hanno preparate, due per te, due per l'avvocato e due per Giulio Russo. Tu hai una capacità di sintesi tranquilla, allora queste 6 domande te le becchi tutte e 6 tu e mi fai una sintesi veloce. La prima, e quindi 1, 2 e 3, sì, il tuo giudizio sul campionato dei Delfini, questo brutto campionato. Nello stesso tempo, perché la decisione inizio stagione di rivedere l'assetto societario per quanto riguarda il basket? E nello stesso tempo, se è vero che molti tifosi ritengono coach Finelli il principale colpevole di questa situazione. Ok. Quindi velocemente queste 3 qui. La decisione, innanzitutto entrambi salutano e si scusano perché hanno avuto un contrattempo e purtroppo non sono potuti venire in trasmissione. La decisione di rivedere l'assetto societario sostanzialmente è stata molto, molto formale, semplicemente hanno voluto dare dei ruoli e degli incarichi ben precisi, perché poi alla fine sostanzialmente il Scuderi è diventato presidente, però lo stesso Russo, volto storico del basket agropolese per tantissimi anni, è rimasto con l'incarico di presidente onorario, ma un vero e proprio factotum all'interno della società. Dare un giudizio sul campionato purtroppo è fin troppo facile, però ovviamente dal punto di vista negativo, purtroppo la classifica parla in maniera chiara, siamo ultimi in classifica e ci giochiamo queste residue chance di salvezza attraverso i playout. Nulla è compromesso fino a quando la matematica non ci condanna,
è arrivata questa penalizzazione per la Viola Reggio Calabria, che è una nostra diretta antagonista e che ci ha rimesso in corsa, ci ha ridato qualche speranza in vista delle ultime partite del campionato. Però effettivamente bisogna essere onesti anche dal punto di vista intellettuale, è difficile. Poi ci sono una serie di infortuni che hanno funestato questa stagione e che nelle ultime settimane sono nuovamente tornati a farsi rivedere purtroppo al Palacilento di Agropoli, e quindi rendendo il tutto ancora più difficile. Finelli, che dire? Voglio dire, quando si perde, quando un campionato va male, credo che la colpa è di tutti, dal presidente, dai dirigenti, passando per il coach, per la squadra, per magazziniere, per l'addetto stampa, insomma tutti. Qua è facile salire sul carro dei vincitori e poi magari scaricare le colpe sugli altri quando si perde. C'è da dire che una serie di risultati negativi, una fase della stagione, hanno indotto a pensare di cambiare effettivamente. Una parte della tifoseria questo malumore l'ha palesato in maniera diretta, anche con delle proteste al palazzetto, con degli striscioni, però la società ha deciso di confermare pienamente la fiducia al coach, e che adesso si sta giocando le sue ultime chance di poter salvare l'Agropoli. Questo brutto campionato dei Delfini, dell'Agropoli? Come lo spieghi? Purtroppo, ti ripeto, è nato una stagione nata male, dopo quella straordinaria dell'anno scorso, primo anno storico in A2, qualificazione addirittura ai playoff con un secondo posto nella regular season. Quest'anno invece è completamente l'opposto. La stagione è iniziata anche non bene, ma comunque lasciava presagire non un campionato di questa natura. Poi una serie di sconfitte consecutive hanno minato anche la fiducia, la serenità, una serie di polemiche, magari anche qualche scelta sbagliata a livello tecnico. Ti ripeto, quando si perde tutti insieme. Molto bene, ci fermiamo e andiamo al secondo stacco pubblicitario, ricordandovi che siamo collegati con l'Hotel Mac di Pestum per il gran galà dello sport del Galetta Calcio Show. Vi aspetto fra poco. Trasmissione è offerta da Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, postoriservato.it, servizi di biglietteria, Plurima SRL in collaborazione con Marica SRL propone soluzioni abitative progettate per garantire funzionalità e benessere. Infante, calzature e pelletteria per tutta la famiglia a Vallo della Lucania e ad Agropoli. Tutto Sport, articoli sportivi, fitness, cicli, abbigliamento e calzature uomo, donna, bambino, in via Angelo Rubino, a Vallo della Lucania. Sole 365, il supermercato con i prezzi bassi 365 giorni l'anno a Vallo della Lucania. Pizzeria da zero, genuinità e gusto, a Vallo della Lucania. Cash & Carry GMA Cilento. Distribuzione birre, vini e prodotti catering. Marina di Camerota. Ced Lisi. Servizi per le micro, piccole, medie e grandi imprese. In via Nazionale a Vallo Scalo. Supermercati MD. A Vallo della Lucania ad Angellara. Agropoli, Casalvelino e Vallo Scalo. Buona Pasqua Italia. Siani. Materiali da costruzione. Leader in Campania. In via Sirene a Marina di Camerota. Eccoci pronti, cari amici, per questa terza parte del Gran Galà dello Sport del Galetta Calcio Show, direttamente dal Hotel Mac qui a Pestum. Ringrazio sempre la famiglia Acanfora che ha favorito appunto questo Gran Galà. È arrivato direttamente da Avellino, con tutti i suoi impegni è riuscito ad arrivare, quindi ci fa piacere per questa terza parte l'avvocato Lello Ciccone. Grazie, buonasera Lello. Grazie, buonasera a voi, grazie, scusate il ritardo. E allora, per punizione ti facciamo parlare subito.
Allora, Lello, politica e sport, un bel connubio, con quali risultati? Bella domanda questa. Politica oggi, parlare di politica veramente riesce difficile, perché ormai abbiamo perso anche la speranza di fare politica, noi che l'abbiamo fatta per tanti anni. Lo sport invece no, lo sport sta dando grandi soddisfazioni, c'è solo la solita carenza endemica degli impianti sportivi, ma poi lo sport soprattutto, no, non perché mi trovo in casa, già bisogno, ho visto Antonello che non vedo più. Siamo qua. Ma già bisogno, è beato tra le donne, Andrea. Infatti, beato tra le donne, ma è sempre stato, anche dai tempi dell'università, perché lo ricordo all'università, sempre beato tra le donne. Grazie lei, troppo buono. voglio dire, non perché mi trovo qua che c'è Antonello, ma veramente al Gelbison sta facendo dei passi da gigante. Poi voglio dire, ho avuto il piacere di conoscere personalmente Massimiliano, che sta facendo, ho chiesto subito a Antonello come sta facendo, mi ha detto che sta facendo bene, quindi veramente ci sta questo sport, diciamo, questi sport ancora, che ci sta persone che investono tanto tempo, come Antonello, come altri dirigenti di questo magnifico Cilento, a cui sapete tutti in cui sono legato, perché mi sono sposato, quindi voglio dire, quando uno si sposa e sceglie una cilentana significa che adora il Cilento e deve adorarlo per forza. Per cui veramente va benissimo, va bene così, ci dà più fiducia rispetto alla politica, allo sport, questo sicuramente. Andiamo direttamente, visto che siamo già alla terza parte, sei sempre stato impegnato per le realtà sportive del territorio. Complimenti, cosa ci puoi aggiungere al riguardo? Cosa c'è bisogno? Cosa si può fare? Io ho avuto la fortuna, e tu lo sai bene, ci sta un'icona nel mio ambito calcistico che ho avuto, perché ho fatto anch'io l'arbitro. Ovviamente ho conosciuto tutti i campi della provincia di Salerno, e quindi ho visto veramente che rispetto a qualche a 20, non diciamo proprio l'età precisa, rispetto a tantissimi anni fa quando facevo l'arbitrato, è cambiato tantissimo. E quindi è ovvio che in questo panorama dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare di più con la nostra passione, purtroppo da soli, perché come dicevo prima, la politica ci ha fatto quasi perdere la speranza. Noi dobbiamo continuare a sperare nello sport, che fa risalire un po' tutti, perché ovviamente lo sport aiuta anche a far salire i più deboli, i più disagiati, i più disadattati, quelli che nella vita non ce lo fanno, invece con lo sport minore, con questo sport che ci accomuna, questa passione, possiamo risalire tutti insieme e possiamo veramente tentare di fare qualcosa, perché la speranza in verità non dovrebbe mai morire, però insomma, ci stanno facendo quasi abituare alla morte della speranza. Bene, ritorniamo. Difatti io, come seconda domanda, mi ero preparato, ne abbiamo già parlato prima, i progetti, la regione si fa progetti per nuovi impianti sportivi. Se velocemente ce lo ribadisce velocemente, poi si ricordi che deve fare anche dei saluti. Vabbè. Mi pare. Sì. No, e quindi ci facciamo anche gli auguri, e quindi chiudiamo in questo modo questa seconda carrellata. Diciamo, la regione con le università di 2019 non prevede la realizzazione di nuovi impianti sportivi, ma il perfezionamento, comunque l'ammodernamento degli impianti già esistenti, e per questa ragione hanno in qualche modo impegnato circa 270 milioni, come vi dicevo prima, per l'ammodernamento di impianti già esistenti, il che vuol dire che significa dare delle opportunità maggiori a chi fa sport oggi. Significa avere delle presenze, perché questa realtà delle università coinvolgerà circa 200 paesi più o meno, 15.000 atleti in varie categorie di sport, e quindi è una promozione della Campania in tutto il mondo. C'è qualcuno che ha guardato le università come un momento, diciamo, di flop per la regione Campania, perché considerando anche le altre esperienze, no, che si sono avute in altre città italiane, sia per le Olimpiadi invernali, penso Torino, per la stessa scelta della Raggi a Roma di non candidare più Roma, si pensa sempre ad un investimento di questo tipo come se fosse fallimentare. In realtà questo accantonamento di fondi sono fondi che sono già stati stanziati,
100.000 euro sono stati già appostati dalla Regione, gli altri 100.000 verranno da un impegno direttamente del sottosegretario De Vincenti, oggi ministro, quindi voglio dire non abbiamo possibilità di avere delle ricadute negative di questo investimento, un investimento che, come dicevamo prima, porta ricadute non soltanto sul piano dell'economia locale ma anche turistica, promozionale di tutta la regione. Io volevo dire solo fare una considerazione su quello che diceva l'avvocato Ciccone prima, che la politica ha tolto la speranza su tutto e invece c'è magari la speranza nello sport. Non lo dico da politico, lo dico da cittadina che guarda con fiducia alla politica, e cioè non è la politica il male e la responsabile di tutte le difficoltà che oggi viviamo, ma forse sono i personaggi, le persone che interpretano il ruolo della politica. Cioè, se si sono avute degli esempi o dei modelli negativi che hanno portato uno scollamento tra la politica e la società civile, l'opinione pubblica che appunto addita sempre la colpa addosso alla politica, forse è perché la politica che è stata interpretata male. Cioè, io credo ancora nella politica come ideale e come valore puro, sano, al servizio delle comunità, delle collettività. E poi volevo ricordare che è vero che non sono una sportiva, però il mio paese in qualche modo ha dato i natali ad un grande sportivo, e mi piace ricordarlo come orgoglio novese, a Nicola Sansone, perché Nicola Sansone, grande bomber del calcio, io lo ricordo bene, quando gioco con la Juventus ci fa sempre gol. Nicola Sansone ha il papà che sono stato che a scuola, io a Novi sono stato a scuola col padre, esatto. Cosiddetto il Picirno, esatto, così lo conosco, esatto, un poco tutti. La zia, e quando vedevo la partita dicevo che suo figlio, facevo io proprio il figlio di Picirno, c'ha la tina con la Juventus. E diciamo Nicola sempre. Secondo me incarna un po' quello che è il modello di tanti giovani che con la passione, il coraggio, la determinazione ha raggiunto un ottimo risultato. Prima in Germania e poi in forse Italia. Queste sono quelle caratteristiche, quelle condizioni che dovrebbero muovere un po' tutta la vita dei giovani, no? Non basta solo fare sport, ma farlo con convinzione se si vuole raggiungere un obiettivo magari ambizioso come quello di diventare un grande calciatore. E questo è l'augurio che faccio a tutti questi giovani impegnati nello sport, nella Gelbison. Da mamma dico, perché è venuto fuori, no, faccio i saluti, ma è venuto fuori anche un altro riferimento, che sono più dannosi i genitori rispetto ai figli che fanno sport. Da mamma faccio un mea culpa, dobbiamo imparare a non riversare sui nostri figli quelle che possono essere ambizioni o aspirazioni dei genitori, perché questo stesso, diciamo, è una pecca classica in cui si incorre. Tanti cari auguri di buona Pasqua a tutti i telespettatori. Molto bene, grazie. Antonello, passa un anno, quindi è passato quest'anno calcistico, ormai diciamo che queste partite che restano fanno parte dell'appendice, e diventa sempre più difficile programmare per l'anno prossimo. Ma il fatto che la Gelbison si sia salvata tanto tempo prima può essere un fatto più positivo nel programmare l'anno prossimo? Sì, certo, guarda Franco, è importante la programmazione. In tutto, in generale, in particolar modo nel calcio o nel calcio di Serie D ancora di più. Se non riesci a programmare prima, ovviamente che fai? Programmi dopo, non c'è problema, lo puoi fare, ma i costi aumentano. E siccome, come dicevamo prima con l'ex presidente del Palinuro e come dicevamo prima anche con Leo Sansone, imprenditore nostro della zona, quando vai a fare, vai a creare lo sport sul territorio, vai a fare sport sul territorio, vai a creare anche una società sportiva di seconda, di terza, di prima categoria, a fine mese hai i costi, quindi senza poter avere la possibilità di sostenere i costi e voglia di fare filosofia sociale, umana, sportiva in tutto e per tutto, in lungo e in largo, purtroppo è fondamentale che tutti facciano quadrato
intorno al progetto sportivo tutti devono fare quadrati intorno al progetto sportivo. È difficile sedersi intorno ad un tavolo. A parole è facilissimo. In concreto hanno sempre da fare. La difficoltà più grande qual è? Carmela, difatti, sta entrando nell'argomento della domanda più tosta che è riservata proprio a lei adesso. Guarda, difatti, sta anticipando. Quindi di conseguenza, l'augurio che faccio abbiamo di buona... giovani imprenditori che sono anche grandi tifosi, insomma, chi per una squadra. Ma nel caso di Leo, perché Leo e la sua famiglia sono stati sempre vicino allo sport, ci mancherebbe altro. Però diciamo a testimonianza che c'è la buona volontà anche da parte dei privati, insomma. Leo in questo senso ci mancherebbe altro. Però il problema è complessivo, perché non basta uno, due o tre. Quando la realtà sportiva è seria e vogliamo essere tutti orgogliosi di vantaggio, più cresce, più c'è bisogno di... C'è bisogno di investimenti. Di sostegno. Non da poco, perché sennò poi altrimenti ci domanda, ma come poi siamo scesi in categoria? O come diceva il giornalista Sansone, è finito il progetto a Sapri, non riusciamo a ricostruire il progetto. Ma quello non è un fatto di progetti sportivi, perché gli allenatori si buttano, i giocatori se ne buttano ancora di più. Il progetto, purtroppo, se non ha una base se economica, non è fomentato, si muove con un fondamento economico. Ma questo da sempre, prima no, ma è stato sempre così. Però c'è un fatto, prima ovviamente si viveva in Italia una stagione anche più positiva dal punto di vista economico, invece da un po' di anni a questa parte i problemi che ci sono stati sostanzialmente a livello economico nazionale si sono riversati di conseguenza anche a livello sportivo e locale. Per questo è fondamentale, tra l'altro, anche la funzione. Io ricordo Lello ai tempi dell'università, oltre che per il piacere di stare insieme la sera, anche per i grossissimi sacrifici che lui faceva con il CUS, col Centro Universitario Sportivo, che come nei nostri paesi sono le società sportive di base, così nel percorso universitario è una struttura fondamentale che permette non solo nel calcio ma soprattutto negli altri sport di potersi proporre anche a livello nazionale, perché poi il CUS è una struttura nazionale e anche internazionale, fanno tornei e hanno la possibilità di emergere in tutto e per tutto. Molto bene. Bisogna fare, ecco, una parola di cui spesso si abusa, fare sistema. Bisogna prendere esempio. Facciamocelo sentire. Il corso di Policastro dovrebbe essere preso. Però il problema è quando poi il sistema non regge o il sistema non si riempie di contenuti, tu puoi si riempie soltanto di chiacchiere, anziché prendere esempio dal lavoro che viene svolto, in questo caso anche dalla Gelbison, che ha fatto un ottimo lavoro nel settore giovanile. Ci mancherebbe altro. Il problema è che bisogna sul territorio dobbiamo prendere coscienza di una cosa: ognuno nel suo ambito, nel suo settore, dalla politica fino ovviamente agli imprenditori, passando anche per i genitori e dei ragazzi. E lo sport va sostenuto in tutto e per tutto, anche per la sciocchezza, a prescindere, anche con la sciocchezza del minimo aiuto per la trasferta del bambino che fa il campionato di allievi, non so se mi sono spiegato. Anche per questo. Anche in quello, perché ognuno nelle sue possibilità deve dare questa possibilità, se no altrimenti fra qua facciamo solo filosofia e non si cresce. Da Carmela, che da Vallese, che segui sia per lavoro che per passione anche la Gelbison, il calcio soffre di campanilismo tipico del Cilento, che impedisce di realizzare grandi progetti. Il tuo pensiero, ecco, difatti dicevo vorrei ritrovarmi fra altri 21 anni qui a commentare ancora un sistema che non riesce a partire. Io non riesco a capire le problematiche. Allora, non lo so, le buone intenzioni ci sono, qualche iniziativa da parte dei privati i sindaci sono a disposizione, li dobbiamo fabbricare questi soldini, insomma, il problema è quello economico, ecco, non si riescono a... I presidenti a fine mese, come tutti gli imprenditori, pagano gli stipendi. Cioè, è una cosa assurda. Non appartiene forse a questo mondo del calcio, però è così. Nazionalmente è così. Quindi, di conseguenza, Carmela, il sistema va comunque sostenuto. Altrimenti non regge. Non regge, poi ovviamente a cascata ci sono anche... Non voglio essere pessimista. Allora, non voglio essere pessimista. Sì. Siamo condannati a restare, come dire... Purtroppo se non si fa sistema è così. Fare sistema significa anche un'altra cosa. Significa che il concetto... Prendo esempio la mia realtà. Il concetto Gelbison non può significare solo unicamente... Non deve significare solo unicamente Valle della Lucania. Deve significare necessariamente sud della provincia di Salerno. Sì, però può significare tranquillamente quello che ci dirà adesso, ci risponderà adesso a questa domanda proprio Saverio Di Sevo. Io gli chiedo, avvocato, pensi che allargare il settore giovanile, già che di fatto lega la scuola calcio di Casalvelino, Piaggine,
e altre realtà, perché corre voce che anche la zona di Torre Orsaia voglia legarsi con la Gentison. Ecco, questo è un buon passaggio, velocemente sì, il pensiero. Mi collego all'argomento che stavamo trattando. Io riassumo un po' tutto il discorso che abbiamo affrontato qui con Carmela, con il Presidente e anche con l'Onorevole Ricciuti, in un'espressione che riguarda il settore giovanile. Servono campi, pulmini e palloni. Questo è quello che occorre per cambiare quella prospettiva di mentalità. Il tifoso di oggi, forse perché è inquinato da troppa pay TV, da troppa Serie A, da troppa Champions League, vuole ottenere risultati eccellenti con sforzi minimi o vicini al nulla. Ed è questa la prospettiva che deve cambiare per fare sistema, come diceva il Presidente Mainenti poco fa. Calando nel concreto questo concetto, sì, la Gelbison ha il cuore a vallo e le braccia aperte verso tutto il territorio e in questo senso abbiamo già cominciato a tracciare le linee della strada che stiamo seguendo, insomma già quest'anno, come ricordavi tu, con Piaggine, con la collaborazione con altri settori giovanili di altre realtà. Abbiamo l'intenzione seria, concreta, di arrivare al Vallo di Diano e di arrivare nel Golfo di Policastro, così come a Torre Orsaia e sulla costa più a sud, perché effettivamente dalla coesione di tante piccole realtà può nascere quello strumento che serve ad abbattere quel campanilismo che probabilmente è il primo limite del nostro sport, non solo del calcio, ma di tutto lo sport in generale, lo sport cilentano in generale. E riusciamo, secondo me, a trasferire questo concetto proprio partendo dal basso, dai bambini, modificando questa mentalità dell'andare, quelli che hanno buona volontà, la domenica allo stadio ad aspettare che la squadra locale giochi come la Juventus, anche se in effetti non è riuscita a pagare il gasolio per pagare le docce con le quali si debbono lavare i giocatori, insomma. Partendo proprio dai ragazzini, cambiare questa mentalità non tanto e non solo perché abbiano la prospettiva di arrivare alla Champions League, ma perché capiscano che l'impegno è quello che ci vuole per ottenere un risultato. Poi lasciamo stare se arrivano alla Champions League, se arrivano alla Serie A, se arrivano alla Serie C, vabbè, se non arrivano neanche a fare i calciatori. Però sudare per ottenere un risultato è una conquista, soprattutto per questi ragazzi. Questo è il modo di cambiare la mentalità. Molto bene, adesso gustiamoci i consigli per gli acquisti del supermercato Sole 365. Apri la porta, il sole entra in casa. Pronto? Supermercato Sole 365? Sì, da oggi Sole 365 ti porta la spesa a domicilio. Tu decidi, il Sole 365 pensa a consegnartelo. Frutta e verdura? Frutta e verdura? Pronti! Salumeria? Salumeria? Pronti! Macelleria? Macelleria? Pronti! Panetteria? Panetteria? Pronti! Corsie? Corsie? Pronte! Ok, potrai fare il tuo ordine chiamando il 333 64 72 281 oppure inviando un messaggio WhatsApp e Sole 365 pensa a consegnartelo. Sole, signore, consegna a domicilio. Hai direttamente il sole a casa. Supermercato Sole 365 a Vallo della Lucania, via Andrea del Polis. Eccoci qua pronti, andiamo subito da Vito Sansone per chiedergli questo, è importante. Tu ti occupi come responsabile ufficio stampa del circuito di gare podistiche Cilento di Corsa. Come è nata l'idea di questo circuito e quali sono gli obiettivi extrasportivi che si prefigge? Poi le novità della quarta edizione, velocemente un poco. Una precisazione doverosa, nell'ufficio stampa c'è anche Antonio Volo, quindi ci occupiamo entrambi dell'ufficio stampa di Cilento di Corsa. Allora, gli sport minori. La corsa è uno sport minore in senso lato perché anche nel territorio cilentano ci sono tante società e tanti appassionati e soprattutto tante realtà di corsa, ad esempio la Marcia Longa di Castellabate o la Corsa Longa San Giovannese, che sono delle realtà consolidate, stiamo parlando di corse su strada e sulla breve distanza.
Siamo alla quarta edizione, un progetto nato nel 2014 dall'idea di Nicola Paolillo, il presidente dell'SD Cilento di Corsa, ma anche di tante altre associazioni, da Rocca d'Aspide fino a Vibonati, quindi abbracciano tutto quanto il Cilento. L'idea non è soltanto, ecco, il correre in mezzo alla natura, perché è uno sport che comunque è salubre perché ti permette il contatto con la natura, quindi con il mare, le corse lungo la costa, ma anche con l'entroterra, ma soprattutto nell'idea degli organizzatori quella di promuovere il turismo costiero dell'entroterra in quei mesi, perché il circuito va da maggio a settembre, nei mesi clou, nei mesi caldi della stagione estiva. Quindi promuovere il turismo nel Cilento anche attraverso la disciplina della corsa su strada. Le novità di questa quarta edizione, innanzitutto è una novità molto importante per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Abbiamo come main sponsor un'azienda salernitana, campana e italiana e mondiale, che è l'Antonio Amato, quindi un'azienda che non ha bisogno di presentazione, che dopo un lungo periodo di difficoltà passato attraverso un fallimento adesso è tornata in auge, quindi è un marchio importante questo. E poi per quanto riguarda le corse, le tappe, sono 11 le tappe di questa quarta edizione di Cilento di Corsa, c'è il ritorno di Rocca d'Aspide il 15 luglio con la Corri Rocca d'Aspide, si inizia il domenica 7 maggio con la Corsa del Mare a Castellabate, la conclusione è a Marina di Camerota il 16 settembre con la Camerota Live, ma ci saranno tappe oltre che a Castellabate anche a Vallo della Lucania, la gara suggestiva gara in notturna della Vallo in Corsa, a San Giovanni a Piro, a Pisciotta, quindi tutto quanto il Cilento, poi Trentinara anche oltre che a Rocca d'Aspide, tutto il Cilento è abbracciato, la costa e l'entroterra dal podismo e dal Cilento di Corsa. Molto bene, Antonio, mi sto muovendo sullo stesso filo conduttore più che altro in questa seconda parte. E ti volevo proprio chiedere se è fattibile un'unione di centri attorno a Palinuro, perché Palinuro, il comune di Centola è grosso, Palinuro, Centola, Foria, San Severino, io direi anche Pisciotta e finanche Camerota, per poter, ecco, fare un grosso progetto calcistico e per risolvere questo annoso problema, se no effettivamente ci troviamo l'anno prossimo e Palinuro ce lo troviamo che il campionato non lo farà lo stesso. Allora Franco, dici bene, io proprio per questo vorrei fare un appello. Tu sei carismatico in questo, puoi farlo questo lavoro. La mia disponibilità c'è tutto. Sto cercando proprio di fare questo, di unire questi quattro paesi. E mi auguro di riuscirci, non è facile perché il camionalismo purtroppo c'è niente da fare. L'anno scorso sono riuscito con Marini di Camerota, con Fiumarella a cercare. Quest'anno già ho parlato con il presidente del Pisciotto, sto cercando di fare questo, di fare veramente una cosa grossa. Però l'appello lo faccio. Ti immagino poco che io vedo il Marina di Camerota, terza categoria, allenato da Gigi Infantini, allenatore che ha fatto sempre promozione, eccellenza. Fanno quattro allenamenti alla settimana. Cioè, una terza categoria, è una cosa. E io sto cercando di fare questo, cercando di unire tutti quanti i quattro paesi, se ci riesco a fare una cosa, e se no mi dedico soprattutto ai giovani. Mi auguro che questo tuo progetto vada. L'appello sono agli imprenditori, agli amici di dare una mano. Chi ci può dare una mano? Grazie. Molto bene. Grazie. Leo, invece, ci potrebbe essere in futuro un tuo personale ingresso nella società Gelbison? E se sì, con quali presupposti? Visto che si parlava prima. Imprenditori che possono nuove entrare. Da là questa domanda. Credo che il ruolo dell'imprenditore è quello di fare bene l'azienda. Come supporto sicuramente sì, cioè ben venga, già lo facciamo, ci impegniamo tanto per il sociale, supportiamo soprattutto quelle che sono le società di categorie inferiori rispetto alla Gelbison, quindi diamo sostegno a queste piccole realtà che però insomma hanno tanta voglia di stare sui campi da gioco. E supporto sicuramente sì. Supporto sì, no? Ma direttamente i tuoi impegni di lavoro non ti consentono di poter impegnarti in prima persona. Oh,
Per quanto riguarda queste biglietterie, io prima ci ho capito qualcosa, la verità, tranquillamente, poi Antonello è entrato in mezzo e mi ha fatto capire poi stesso qualcosa in più. E adesso il mio dubbio, anzi no, più che il dubbio, la mia curiosità, è le trasferte come vengono gestite? Ah, Franco, è veramente troppo semplice. Perché noi... È troppo semplice anche. Ma no, perché noi aiutiamo le squadre in toto praticamente. Cioè noi non solo forniamo la biglietteria alla squadra e quindi lo agevoliamo, gli alleviamo i problemi e quindi li aiutiamo a gestire al meglio la società, ma è soprattutto un occhio al tifoso, perché noi praticamente installiamo le biglietterie come punti vendita anche negli altri paesi, quindi nel circondario o soprattutto dove ci sono le trasferte più calde. Per intenderci, noi installiamo le biglietterie ad esempio a Nocera, ad Eboli, a Potenza, tutte realtà dove c'è una tifoseria che si muove parecchio. Allora cosa succede? Quando la Nocerina va a giocare a Ballo, i tifosi della Nocerina possono acquistare i biglietti della partita direttamente a Nocera. Prima il presidente lo spiegava meglio di me, probabilmente è stato molto più felice. Esattamente, però questo aiuta le squadre, le società di questa categoria e anche di categoria inferiore a poter avere il pubblico esterno anche in casa. E quindi cosa accade? Quando i tifosi della Nocerina si muovono in 500-600, per la società è una bella boccata d'ossigeno, insomma, e spesso e volentieri ci sono delle realtà di tifoserie che purtroppo hanno determinate restrizioni, per cui devi addirittura fare il biglietto nominativo, devi prendere la carta d'identità, tutta una serie di problematiche che in questo modo vengono risolte, per cui le società sono felicissime che noi le aiutiamo, e l'anno prossimo, se non lo dà lei una mano al presidente, gliela do io. Con la biglietteria, ovviamente. Ma conferma, il vostro è realmente un servizio utile e permette di sgravare le società di una serie di incompense, non da poco. Guardate, non è semplice quando ci sono le famose trasferte di realtà come quelle di Nocera. Individuare persona per persona con la carta d'identità, con i dati, con il biglietto nominativo, o farlo al momento diventa qualcosa di impossibile, se non massacrante. Invece, grazie alla vostra realtà, lo fate a monte, acquistano il biglietto presso il vostro punto vendita e di conseguenza alleviate anche i problemi di ingresso. Io non mi nascondo che quando c'è stata la partita con la Nocerina, c'è stato, per così dire, autorizzato un di più all'ultimo momento sui numeri autorizzati dei tifosi per l'ingresso al campo. E che cosa è successo? È successo che quelli regolarmente provvisti di tagliato di prevendita emesso da voi, in un attimo sono entrati, e stiamo parlando di numeri non da poco. Quel minimo numero non provvisto di biglietto, ma lo stesso comunque autorizzato a poter entrare previo sempre fotocopia della carta d'identità e tutto il resto appresso, è stato un sacco di tempo per poter entrare, proprio perché aveva questa difficoltà proprio pratica. Quindi mi sono dilungato proprio per spiegare che nello specifico questa vostra funzione è utile. Ovviamente noi ci auspichiamo di avere anche noi le forze, diciamo, queste grosse tifoserie che si muovono, far parte di queste grosse tifoserie che si muovono su tutto quanto il territorio, perché ovviamente è anche uno spettacolo molto bello vedere la tifoseria della Cavese, della Nocerina, della Regina, quando si spostano dal loro territorio, perché è un trionfo di colori. Poi è tifo organizzato, e quindi è uno spettacolo nello spettacolo calcistico. Ma non solo, però, se posso aggiungere, non è sempre solo, e anzi quasi mai, soprattutto in queste serie, tifo organizzato. Io sono stato presente a diverse prevendite, quindi diverse trasferte, dove mi trovavo materialmente a fare biglietti per quei tifosi. E quasi mai erano tifosi organizzati, o erano pochi. Spesso e volentieri, soprattutto in queste serie, si muovono le famiglie. Sì. Si muovono le famiglie con i figli, quindi spesso e volentieri le società sono un attimo più lungimiranti, e quindi fanno un ingresso gratuito per i ragazzi, per le donne. Certo. Quindi
soprattutto per le famiglie, avere un punto vendita nella propria città e quindi serenamente acquistare il biglietto per andare a vedere Potenza Rio Nero, che sarà una trasferta favolosa, loro si trovano benissimo, quindi chiunque lo prova e poi è soddisfatto, e il presidente è un ottimo sponsor, quindi... Giuseppe, hai partecipato pochi mesi fa, sei stato in una TV nazionale, Sport Italia, giusto? Con giornalisti del calibro di Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà. Che sensazione hai provato e quali saranno i tuoi prossimi obiettivi? Sono stato ben lieto appunto di essere scelto tra tanti candidati, eravamo più di 100 lì a Milano e il mio articolo è stato appunto scelto tra più di 100 articoli vari. Ho avuto modo appunto in quell'articolo di trattare proprio della Serie D, che è il campionato poi di riferimento di squadre come Gerbison e Agropoli, campionato nel quale magari o c'è la possibilità per tanti calciatori di fare il salto di qualità, di arrivare nei professionisti, oppure purtroppo si trovano storie come calciatori che comunque arrivati ad un'età più o meno intorno ai 30 anni poi si ritrovano a giocare in categorie tipo prima, seconda, terza categoria e molte volte, più delle volte, sono comunque giocatori senza un mestiere, perché hanno dato tutta la vita per il calcio, hanno tentato comunque di sfondare nel mondo del calcio ma sono rimasti poi legati alle categorie più basse. E quindi è stata veramente una bella esperienza quella di Milano. Tra l'altro ho avuto modo poi di andare a Zurigo ad intervistare Pierluigi Collina durante un raduno internazionale degli arbitri, e questa è stata un'altra grande soddisfazione, sono stato capace comunque di ritagliarmi e spero comunque nel futuro di, purtroppo ahimè per tanti giovani, vedo tanti giovani anche di Vallo, che è quello secondo me uno dei motivi per il quale anche a Vallo la tifoseria viene un po' a mancare, perché ricordo quando c'era il Total Chaos, addirittura pure io ero uno dei facenti parte appunto al Total Chaos e appunto tifo organizzato della squadra rosso-blu di Vallo. Il problema, uno dei tanti problemi legato appunto a quello della tifoseria, è che tanti giovani stanno andando via. Io vedo tanti ragazzi di Vallo che stanno a Milano, ma proprio tantissimi, forse Leo può darmi conferma della cosa, e quindi automaticamente quando viene a mancare poi la base fondamentale per qualsiasi tifoseria, che sono comunque i ragazzi giovani, è difficile poi portare persone al campo. Lo spopolamento demografico riguarda anche gli spalti, purtroppo, sì, in questo senso, sì, qui. Sì, perché se ricordiamo appunto il Total Chaos era comunque composto da la maggior parte erano giovani. Era ragazzi del posto. Mentre sì, adesso i giovani stanno andando via, purtroppo. Anche se stiamo un po' si sta ricostruendo questa tifoseria, basandosi pure soprattutto anche... Sono un gruppo molto giovane. Sì, sono un gruppo molto giovane legato alla scuola calcio, al settore giovanile. Quindi di conseguenza chi già inizia a vivere l'esperienza Gerbison attraverso lo sport... La sente e te la ritrovi organizzata sotto forma di tifo la domenica. Certo. Mentre Ivan, dopo 170 panchine con i grandi, ti sei trovato in difficoltà invece ad allenare questi giovani? Ma come ho detto in precedenza, ci sono delle dinamiche diverse, perché con i giovani ci vuole un po' più di attenzione, più di dargli sicurezza, tranquillità, capire quali sono anche i problemi, non solo dal punto di vista calcistico, ma quelli che hanno all'interno anche del loro iter familiare. Quindi diciamo sotto questo aspetto io, come passatemi il termine, come se io fossi per loro un secondo padre, anche se realmente non è così, anzi per me è stata, come dicevo in precedenza, un'esperienza bellissima, mi auguro che di continuare, però allo stesso modo le mie aspettative sono quelle di ritornare non nel calcio che conta, perché anche quello è importante, però di sperare in qualcosa di più importante, però non è da sminuire quello che ho fatto quest'anno e quello che farò in futuro. Però se il mio percorso, se non dovessi avere l'opportunità di allenare una squadra di adulti, ovviamente continuerò con il settore giovanile, in quanto mi ha arricchito e giornalmente mi dà sempre degli stimoli nuovi per andare avanti e per far bene. Per quanto riguarda Ilio, prima di passare a questa seconda domanda, devo fare due considerazioni. Allora, Ilio quando esordì come arbitro nel professionismo di domenica, all'epoca io stavo alle telescriventi a Vallo, perché eravamo aperti, avevamo il turno domenicale proprio per garantire il servizio telegrafico, riuscii a mettermi in contatto direttamente con un telescriventista di Parma
e disse devi farmi arrivare questo telegramma negli spogliatoi del Parma, dell'arbitro, e riuscì a far arrivare un telegramma di felicitazioni a Ilio Nicoletti, perché se li meritava tutti. Poi Ilio, in una partita da guardaline, è successo un fatto curioso, adesso forse lui non lo ricorda neanche, fece Juventus Udinese, sorride, Juventus Udinese, no, successe a favore purtroppo, successe che l'Udinese giocando in casa aveva la maglietta bianconera e la Juventus dovette cambiare. Allora, in un'azione un po' dubbia, fuori gioco sì, fuori gioco no, Ilio Nicoletti, fuori gioco sì, e fuori gioco fu per l'Udinese, non per la Juventus. Allora, detto questo, Ilio, dimmi quanti sacrifici hai dovuto affrontare per arrivare a dirigere una finale del campionato d'Europa? E qui ti dissi un'altra cosa, ti ricordi? Non lavarti mai più questa mano, perché ho avuto il piacere di darla alla regina Elisabetta. E di Coppa delle Coppe, veramente, quanti sacrifici, quanti problemi. Hai fatto riferimento a quel telegramma, il presidente della sezione arbitri di Agropoli era Antonio Iorio, che io lo saluto cordialmente, e poi ho avuto anche il fratello come assistente in Serie C. Quindi allora ero arbitro in Serie C, ho fatto l'arbitro per 6 anni in C e poi, non essendo stato promosso in Serie A e B come arbitro, intrapresi la carriera di assistente, allora guardalini, oggi assistente. Tu mi chiedevi quanti sacrifici, certo nella vita per raggiungere un obiettivo, come diceva Maria Ricchiuti prima di Nicola Sansone, se non fai sacrifici, se non hai quella passione per poter raggiungere l'obiettivo, difficilmente lo raggiungi. Io mi ricordo che ho trascorso nottate in treno quando ritornavo dalla Sicilia, perché andare a fare i campionati di promozione allora fuori regione o la quarta serie di allora non è che ti davano l'aereo, quindi facevo ore e ore di viaggio in treno, tornando da Palermo, da Siracusa, quindi ne ho fatte tanti sacrifici, però questi sacrifici sicuramente sono stati ripagati da quello che è stata poi la mia carriera arbitrale, ma soprattutto io devo dire che dal mondo arbitrale, dal mondo degli arbitri, ho avuto tanto, perché mi ha formato come carattere, mi ha formato come persona, mi ha dato tantissimo sotto forma di esperienza. Io da internazionale sono stato in alcuni paesi che sicuramente non sarei mai andato, vi parlo del Libano, vi parlo di alcune degli Emirati Arabi, vi parlo dell'Armenia, cioè voglio dire, sicuramente non sarei mai andato in Armenia o mai andato in Libano, e sono andato grazie all'arbitraggio. E quindi io esorto i giovani a iscriversi al corso arbitri, alla sezione arbitri di mia appartenenza, perché questo territorio appartiene ad Agropoli come sezione arbitri, perché se ci mettono l'impegno, se ci mettono la passione, se ci mettono tanta buona volontà, sicuramente sono seguiti da tecnici, non parlo personalmente io, ma ci sono tanti altri tecnici, il mio presidente, tante altre persone esperte che li possono guidare all'inizio di questi primi passi dell'arbitraggio. Sicuramente se ci mettono, come dicevo prima, l'impegno, la passione e si prefiggono un obiettivo, sicuramente questo obiettivo lo potranno raggiungere. Certo, è difficile, io non dico che sono tutti fiori e rose, però ci sono anche molti ostacoli, no? Che sono dovuti a volte agli infortuni, a volte a altre situazioni particolari, però se ci mettono questa passione, questo impegno e questa dedizione, sicuramente potranno raggiungere i risultati che ho raggiunto io grazie a quello che ci ho messo io, alla mia passione, al mio impegno, ai miei sacrifici, che ne ho fatti, come dicevo, tanti. Però i sacrifici, quando si fanno con lo spirito giusto, con la voglia di raggiungere un obiettivo, non sono più sacrifici, ma sono veramente situazioni che poi ti ritornano favorevolmente. Allora, Antonio, una di basket
è una di, anche se prima l'ho detto hai voluto declinare, perché io ti conosco bene. Basket, ti leggo subito una che dice: quale futuro avrà questa società? Pensando che è un'annata da dimenticare per le Salernitane, considerato che anche Scafati ha rischiato tantissimo, vero? E velocemente, che futuro hanno i Delfini? Io parlo dell'Agropoli, i Delfini, calcio, se dovessero malauguratamente retrocedere. Purtroppo dal punto di vista sportivo è stata un'annata molto negativa per la città di Agropoli, sia per quanto riguarda il calcio sia per quanto riguarda la palla spicchi. Per il futuro societario del basket Agropoli, effettivamente, essendo assenti i due presidenti, sia Scuderi che Russo, è difficile darti una risposta. Certamente ripartire da una Serie B dopo un campionato del genere è difficile, ma a Agropoli c'è tradizione, c'è fame per il basket, quindi credo che nel caso in cui appunto ci sarà la retrocessione, sicuramente Russo, Scuderi e gli altri soci avranno la forza e la volontà di rialzarsi e di comunque disputare un buon campionato di Serie B. Il calcio, parliamo di un'altra situazione molto, molto difficile, molto complicata, addirittura c'è il rischio che la squadra di mister Sorianiello non disputi neanche i play-out. Speriamo che questa parte finale di stagione, tra l'altro ha degli scontri decisivi molto importanti proprio nelle ultime giornate di campionato, e raggiungere i play-out già sarebbe un grandissimo risultato, anche perché poi lì, lo sai meglio di me, magari contano anche altri fattori al di là dell'aspetto squisitamente tecnico. Peccato, perché Scafati è riuscire in un miracolo. Scafati Basket invece, tornando nuovamente sul fronte palla spicchi, ha anche avuto una stagione molto, molto travagliata, però a differenza nostra è certa quantomeno di disputare i play-out. Non è ancora salva, perché appunto dovrà giocarsi la salvezza attraverso i play-out, però ha delle buone chance. Molto bene. Lello, in rappresentanza di tutti, un augurio per la Santa Pasqua, sì, la chiudiamo. All'onorevole Ricchiudi, perché prima ha detto sì, abbiamo perso la speranza. Io spero di non perderla definitivamente la speranza. Ci sto molto vicino e te lo dice uno, consentimi tu, te lo dice uno che fa politica ancora tutt'oggi. Quindi io sto lavorando per non far perdere la speranza ai giovani, alle persone anziane, agli imprenditori che hanno bisogno della politica per avere una speranza nel loro lavoro, ma non perché non sono bravi, ma perché devono avere un punto di riferimento. Io credo alla politica sia un punto di riferimento, io credo in questo, però credo alla politica che va sul territorio. Le universiadi, sfondi una porta aperta, perché le universiadi, io ho fatto il direttore sportivo del CUS, ho avuto la fortuna di partecipare alle universiadi in Giappone proprio, e sono straordinarie. Però purtroppo rimane sempre quell'alone che oggi sarà ristrutturato lo Stadio Arechi, lo dice cioè uno che è tifoso della Salernitana, cioè voglio dire, sono contento che viene ristrutturato, però purtroppo rimane solo lo Stadio Arechi. Allora tutti quei sacrifici che diceva Nicoletti in treno, oggi magari con la Freccia Rossa, ieri invece con la dirigenza, magari con quei trenini, con l'abbiamo fatti tutti, pure io, solo che io non ho avuto il piacere di fare la tua carriera, ma perché tu eri bravissimo, tu eri un'icona per tutti noi. Però è più anziano di me, tieni qualche anno in più, quindi cercavo di imitarlo, però pure io andavo sui treni con le panche, quindi la speranza è questa, che l'università non rimane solo di grandi campi di calcio, ma viene anche nel territorio, perché no, soprattutto nel Cilento e nella provincia di Salerno, iniziando da Scafati e finendo a Sapri, non me ne voglia nessuno, nemmeno l'Agro Nocerino Sarnese. Gli auguri veramente di Pasqua, ecco, di Pasqua e di Franco Galletta. Franco Galletta sta facendo tantissimo per lo sport. Franco Galletta io lo conosco, ho avuto la fortuna di conoscere, di arbitrare una sua squadra quando era allenatore. Esattamente, a Gioi. Ed era a Gioi Cilento, ed era uno effervescente, spumeggiante, che è comunque una persona che ci dà tanto agli sport minori, sta dando tanto anche con il piacere degli amici della televisione che lui rappresenta bene in tutta la nostra provincia, che gli imprenditori che lo ospitano, sta facendo tantissimo, dobbiamo fare tutti quanti noi, soprattutto noi, e lo dico dandomi un titolo in più, anche io politico devo fare di più per questo territorio e per questa provincia di Salerno. Grazie Franco, a te. Grazie. E auguri a tutti i nostri spettatori. E siamo in chiusura, dovevi fare un'osservazione, Antonello? Semplicemente, sì. Ecco, facciamo. Volevo fare un po' gli auguri a tutti, a te Franco innanzitutto. Grazie. Che sei sempre presente. C'è l'audio?
Sei a posto. No, perché non vorrei sui ringraziamenti a Franco. Vorrei che venga meno l'audio, no? Tanto che sono sentiti in diretta. No, non ci mancherebbe altro. A Franco, ovviamente, a Giorgio e all'emittente 7TV, che siete sempre presenti, sempre attenti, e avete sposato e siete stati vicini a questo nuovo progetto della Gelbison, acquistando i diritti televisivi e quindi permettendo anche ai nostri telespettatori di poter vedere. E questo posso dire che Giorgio ha fatto un grosso sacrificio, certo. Perché veramente... Però è importante, quando tu si investe... Tu sai quanto costano questi diritti, certo, televisivi. Io spesso mi pregio di dire che siamo l'unica emittente accreditata a riprendere le partite della Gelbison. E dici la verità. Se io dico la verità, quindi non so come altre emittenti semmai devono risentirsi di quello che dico io. È la verità, è la realtà. Possiamo dare le partite perché Giorgio Scelza ha pagato i diritti televisivi direttamente alla Federazione Roma. Qui non si è fino in eccellenza che si va sui campi sportivi con... a riprendere senza pagare. In Serie D, certo, bisogna pagare i diritti. E passiamo, certo, a questo punto. Franco, sì, io non avevo finito con i ringraziamenti. Scusa, subito mi togli. Ma ringraziato me, mi bastava. Mi ringraziato tutti. No, volevo ringraziare semplicemente chi è in quest'anno e mezzo di gestione Gelbison, in queste due stagioni di esperienza Gelbison, mi è stato vicino il vicepresidente Paolino, che in realtà è l'anima tecnica della squadra, il responsabile tecnico, è colui che ha costruito questo gruppo di ragazzi che ha fatto bene, capitanato da Mister Pepe e dal suo staff tecnico, hanno fatto bene e ci hanno dato delle grosse soddisfazioni. Ma Paolino è stato sempre presente, quest'anno, sì, forse di più, l'anno, certo, scorso pure. Però io, nelle mie gestioni da direttore generale, certo, lo sai che sono stato direttore generale, direttore sportivo per la Gelbison per decenni, Riccardo Paolino è stato sempre una figura presente, Franco, presente, grazie, schiva, ma presente. Guarda, grazie alle sue capacità e alla sua bravura, quest'anno abbiamo fatto a meno di un direttore sportivo, proprio perché lui in qualità di vicepresidente è riuscito ad assorbire benissimo anche la carica di direttore sportivo, facendo benissimo, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Vorrei ringraziare il direttore generale Ugo Schiavo, che è anche lui un ragazzo di Vallo, ci ha dato una grossissima mano in questa gestione, come la vicepresidente Vincenza De Luca, che tra l'altro è una delle figure femminili che ha dato non poco alla nostra struttura. Poi forse il primo vicepresidente donna sicuramente della Gelbison, e penso anche di altre società presenti sul territorio. Saverio ovviamente che si è abbracciato quella che era la mia precedente croce, perché in realtà io vengo dal mondo del settore giovanile della scuola pace. Quindi perciò mi sono permesso di parlare in questi termini. E ovviamente ci sono stati tanti altri dirigenti, il vicepresidente Nicoletti, il vicepresidente Pezzuti, che ha sposato il nostro progetto con la sua società di Omignano ed è venuto con noi a darci una grossa mano, perché è un grosso imprenditore e ci è stato vicino in tutto. E se dovessimo dimenticare qualcuno, lo ringraziamo lo stesso. Esatto, e dulcis in fundo ovviamente chi in realtà ha sposato il progetto in pieno, ossia la Banca del Cilento. La Banca del Cilento, nella persona del presidente, che doveva essere presente oggi qui, purtroppo, sì, era un impegno nel Vallo di Diano. Presidente, quindi, della banca oggi, ma è presidente anche della Gelbison. È stato anche presidente della ragione, certo, è stato presidente della Gelbison. Il progetto ancora di più. Certo, lui è il direttore Ciro Solimeno, che comunque ci hanno supportato, perché la Gelbison ha avuto la Banca del Cilento come partner, che si è occupato della raccolta sponsor e che in realtà... E vuol dire tanto questo. Cioè, in realtà ci ha sostenuto proprio anche realmente in questa idea progettuale territoriale, perché ripeto e chiudo per non ripetermi, scusate il gioco di parole, solo il territorio, un progetto territoriale e comprensoriale può permettere di crescere, bene alla Gelbison, e può permettere di crescere bene al nostro calcio. Molto bene, siamo proprio in chiusura. Grazie, a questo auguri punto, a tutto. A questo punto vado io con i ringraziamenti. Io devo ringraziare innanzitutto i partner, gli sponsor che hanno consentito questo programma: Marica, Centro Elaborazione Dati Lisi, Supermercato Sole 365, GMA Cilento, Tutto Sport, Pizzeria Zero, Infante Calzature, Supermercato MD, Siani, Posto Riservato, Banca del Cilento. Ma per quanto riguarda i nostri giornalisti, qui abbiamo uno staff di prim'ordine, e in modo particolare Carmela Santi, direttrice 7TV,
anche giornalista del Mattino, grazie Carmela. E anche collaboratrice della Gelson. Anche collaboratrice della Gelson. Approfitto insomma per ringraziare il vicepresidente Vincenzo De Luca, con la quale abbiamo collaborato proprio per la comunicazione della Gelson. Antonio Vuolo, giornalista 7 TV e il Mattino. Grazie. Vito Sansone, giornalista 7 TV e la Città. Grazie. Poi Giuseppe Cambaiola, mio compagno di viaggio nel Galletta Calcio Show, grazie Giuseppe, sei grande. Come un grande do a Ivan Solimeno, che sono per ben 3 anni che sta con me, non mi lascia mai, ogni martedì sera si fa un bel po' di chilometri per venire a fare Galletta Calcio Show con me, grazie Ivan, grazie, e buona Pasqua. Poi ringraziare il nostro editore Giorgio Scelza, alla regia Davide La Terza, alle riprese Antonio Di Giacomo e Teo Bellotta, operatore Jimmy Marco Maiese, con il service luce e audio di Merola Liberato e l'aiuto tecnico Angelo Guzzo. Giovanni Iannuzzi, gli facciamo un piccolo tifoso, il figlio di Gaetano e di Paola. Non voglio ricordarmi il padre per quale squadra tifa, perché sempre noi Juventini d'Occhio non possiamo ricordare. Papà è fiorentino, tifa per la Fiorentina. Benissimo, ringrazio il Mac Hotel Pestum, in modo particolare la famiglia Acanfora, un abbraccio affettuoso va e un saluto a Don Peppino Acanfora, ma in modo particolare Luigi Acanfora, che ci ha consentito questo gran galà in questa location veramente di gran lusso. Le immagini parlano, sono eloquenti e parlano chiaro. Io faccio gli auguri a tutti quanti i nostri telespettatori per la buona Pasqua, una buona Pasqua, una buona salute, del benessere, tutto quello di buono che possa esserci nelle vostre famiglie e nei miei sponsor, io lo auguro veramente di cuore. Ringrazio tutti gli ospiti che si sono avvicendati questa sera, adesso li ricordo, abbiamo avuto Massimo Cariello, sindaco di Eboli, Ramon Taglianetti, direttore sportivo, avvocato Lello Ciccone, Vito Giordano, che è andato via prima, consulente sportivo, poi abbiamo Ivan Solimeno, l'abbiamo ricordato, Maria Ricchiuti, consigliere regionale e sindaco Novivedia, grazie, auguri, Carmela Santi, Antonello Mainenti, Saverio Di Sevo, Leo Sansone, Giuseppe Campaiola, Donato Ilio Nicoletti, Antonio Ramondo, Vito Sansone e Antonio Salmeri e Antonio Volo. Quindi buonasera, buona Pasqua, grazie a tutti. Ci lasciamo e poi ci rivedremo con il Galletta Calcio Show dopo la festività pasquale. Questa trasmissione è offerta da Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, postoriservato.it, servizi di biglietteria, Plurima SRL in collaborazione con Marica SRL propone soluzioni abitative progettate per garantire funzionalità e benessere. Infante, calzature e pelletteria per tutta la famiglia a Vallo della Lucania e ad Agropoli. Tutto Sport, articoli sportivi, fitness, cicli, abbigliamento e calzature uomo, donna, bambino, in via Angelo Rubino, a Vallo della Lucania. Sole 365, il supermercato con i prezzi bassi 365 giorni l'anno a Vallo della Lucania. Pizzeria da zero, genuinità e gusto, a Vallo della Lucania. Cash & Carry GMA Cilento. Distribuzione birre, vini e prodotti catering. Marina di Camerota. CED Lisi. Servizi per le micro, piccole, medie e grandi imprese. In via Nazionale a Vallo Scalo. Supermercati MD. A Vallo della Lucania ad Angellara. Agropoli, Casalvelino e Vallo Scalo. Buona Pasqua Italia. Siani. Materiali da costruzione. Leader in Campania. In via Sirene a Marina di Camerota.